Cari amici del Calavera Caffè, bentornati sulla nostra pagina YouTube, sul nostro canale YouTube per seguire una nuova puntata del Vagone d'Ossa, la nostra trasmissione sulle avventure grafiche dove parliamo di novità, recensioni, opinioni, impressioni, curiosità, anniversari e molto altro ancora. Ma non lo faccio certamente io da solo perché sono qui in compagnia di Sofia Uffa. Ciao Sofì! Ciao, ciao a tutti! Bentornata Sofì, bentornata, grazie, grazie. Una voce squillante e femminile che è sempre un piacere ritrovare, ed anche Cristiano Caliendo. Beh, salve a tutti, è arrivato il freddo finalmente, ti può dire? È arrivato il freddo, ah, è arrivato il freddo, no, non lo so, ma tu dici Cristiano. Ho freddo buono. No, perché c'è caldo? No, perché non sappiamo quando la gente ascolterà questo podcast, questa trasmissione. Vabbè. Per una volta che ho evitato di dire buongiorno, buonasera, giustamente hai trovato un problema temporale anche qui. Vabbè, tu non pensi quadridimensionalmente, Caliendo. Quello è il mio problema, sì. Va bene. Comunque, va ciao bene. A tutti. Ciao anche a te, ciao anche a te e ciao al nostro pubblico che ritroviamo sempre con grandissimo piacere. Facci sapere anche cosa ne pensate di questa trasmissione. Ricordatevi, partecipate, ovvero commentate, integrate tutte le cose che vi diciamo, la vostra opinione è comunque molto importante, quindi aiuta a migliorare anche la qualità del video quando uno spettatore legge i vostri commenti e arricchisce la propria esperienza. Ma, come sempre in questa puntata siamo pregni di contenuti e partiamo sempre dalla nostra pagina Facebook, se non la conoscete, ma credo di sì, visto che siete in tantissimi a seguirci, siete 6.383, un grandissimo risultato. E utilizziamo la nostra pagina Facebook anche un po' come, diciamo, guida, poi, come sapete, per il Vagone d'Ossa. Per questa puntata del Vagone d'Ossa, amici, partiamo dalla nostra playlist, perché, ebbene sì, abbiamo una playlist su YouTube e noi, siccome siamo originali e ci piace essere un po' diversi dal solito, la nostra parte dalla puntata 31. Bello così. Beh, stanno diventando sempre di più, però, diventa una playlist ricca. Anzi, saranno quattro qui quando voi vedrete questo video, mica sì, tre. Sì, questo, sì, questo perché stai pensando quadridimensionalmente. Esatto, sempre, non come te. È molto importante. Bene, quindi, quindi ecco, qui potete trovare le scorse puntate del Vagone d'Ossa e anche in questo caso potete recuperare, insomma, commentare anche queste se non l'avete mai fatto. E iscrivetevi al canale YouTube, certo, che ci aiuta moltissimo. Sì, sì. Esatto, ci motiva tantissimo. Ma prima di andare avanti con questa meravigliosa, certamente meravigliosa puntata del Vagone d'Ossa, andiamo a vedere un po' quali sono stati i momenti salienti che vi sono piaciuti di più o interessati di più della scorsa puntata. E qui abbiamo, come vediamo, il grafico, tipo la porta a porta quando c'è il... Il plastico, no? Qui abbiamo il grafico di Calavera Caffè, in cui abbiamo questo tondo rosso molto bello comunque, tra l'altro. Sì, sì, fatto da me medesimo, ovviamente. E, beh, abbiamo questo picco praticamente all'inizio della puntata, no? Di cosa abbiamo parlato all'inizio della puntata? Di cosa abbiamo parlato? Timon Chiara. Ma non mi dire. Lo so, è una gran sorpresona, però abbiamo parlato Però è una cosa di... un po' particolare, dai. Sì, è un po' particolare, in effetti, stiamo parlando del fangame di The Buso Monkey Island, che è attualmente in sviluppo. Sì, questo ci dà anche l'opportunità di ritornare un attimo sul gioco, perché hanno aggiornato la pagina Facebook, come potete vedere, e hanno aggiunto anche qualche informazione, ecco, quindi sì, hanno confermato di essere al lavoro sul gioco dal 2018, quindi molto prima che annunciassero il nuovo episodio ufficiale di Monkey Island, e hanno anche comunicato la lunghezza, diciamo, orientativa dell'avventura, dovrebbe durare un'oretta. Quindi sì, hanno voluto omaggiare la serie con questo fangame che dovrebbe uscire abbastanza presto, ecco, io non credo ci metterà più di un mese o due. Siamo lì, dici? A essere pubblicato, sì, perché sono stati astuti, secondo me, perché ecco, appunto, piuttosto che annunciare nel 2018, oh, siamo al lavoro su un fangame Monkey Island, poi mille problemi che porta sta cosa, non solo nelle aspettative delle persone, ma possono anche attirare attenzioni, no? Un po' un po' così. Hanno comunicato di essere quasi pronti a pubblicarlo e quindi, insomma, lo vedremo molto presto in diverse lingue, pare anche. Che secondo me io mi aspettavo anche meno di un'oretta. Cioè, è dignitoso, secondo me. Un'oretta è una cosa...
Sì, aggiungo anche che su questo gioco parte del team dovrebbe essere composto dai membri del vecchio Monkey Island Forum, che fra l'altro lavorarono, appunto alcuni di loro, alla traduzione non ufficiale di Tales of Monkey Island, che posso dire che nell'adattamento di Return to Monkey Island è stata considerata così. Mamma mia, che continuity, Caliente. Sì. E quindi sì, lo aspettiamo con ansia, dai, sì. Sì, certo, assolutamente. Poi ha incuriosito molti italiani, quantomeno. Qualcuno lo seguirà certamente anche dall'estero. Mm-mm. Ottimo. Ma abbiamo anche un secondo picco, Caliendo. Un secondo picco che arriva in extremis. Sì. È ovale in questo caso, non è più rotondo. Infatti, no, il primo picco è all'inizio, il secondo picco è alla fine. E mi fa piacere, in realtà, perché qualcuno si deve essere accorto che abbiamo aggiunto qualcosina alla fine della puntata, ovvero abbiamo aggiunto un brano musicale che proviene da Black Sad, Under the Skin. Quindi, diciamo, l'idea è avere come sigla di chiusura ogni volta un brano diverso. Anche questa puntata faremo così, quindi rimanete fino alla fine, ragazzi, rimanete fino tra fine. L'altro questa musica è veramente molto bella. Io non ho giocato a Black Sad, ma quando l'ho sentito ho detto caspita, è veramente bellissima. Quindi ottima, decisamente. Benissimo, ma andiamo avanti, in realtà ci rimaniamo un po' con un piede nel passato, perché parliamo di Broken Sword 2, perché le pubblicità, cari amici telespettatori, non sono state tutte come quelle di oggi, e quindi nel lontano 1997 avevamo questa meravigliosa pubblicità di Broken Sword 2, che diciamo non sembra tanto Broken Sword, diciamo, da questa, eccola qua, sì. Da questa slinguazzata nell'orecchio a quest'uomo. Ma chi è poi quest'uomo? Non è neanche biondo. È un giocatore che non pensa talmente intensamente a Broken Sword 2 che, capì, il pensiero vola anche mentre sta con la... Vola i Maya mentre... Sì. Quindi, come a dire, il gioco è talmente forte che ci pensi in qualsiasi momento, veramente in qualsiasi momento. In qualsiasi momento, ma avrà funzionato questa pubblicità? Io me lo domando. Possiamo dire abbastanza tranquillamente, no. Però non lo sappiamo. Però. Undermined Forever After, mamma mia. Cioè, ti rimarrà in mente per sempre, ed effettivamente ad alcuni dei nostri utenti è rimasto per sempre nella mente Broken Sword 2, ce l'hanno sempre è vero. Nel cuore oltre che nella mente. Ma sai cosa veramente hanno nel cuore i nostri utenti italiani? Sento che non è proprio un volto, vero? Non è proprio un volto, no, quello, non che esattamente, hanno nel cuore. No. Non esattamente, ma comincia con la V ed è la voce, e non una voce qualunque, ma quella di Beccari, che sarà un altro picco questo. Sì, picchi a go-go, perché adesso c'è stato Monkey Island un attimo fa, adesso abbiamo il classico momento Beccari, che rappresenta sempre picchi importanti. Vado col picco. Questa è la battuta mia preferita del gioco, succedendo? Guai in vista. Arrendetevi, la piramide è circondata. Andagere, che di cosa si tratta? Stai attento che Stobart non faccia uno dei suoi scherzi. Se ci prova, sparagli in testa. Non colpire il cuore. Cosa cambia? Morirebbe in entrambi i casi. Il suo cuore appartiene a Tezcatlipoca. Non è vero, abbiamo soltanto cenato insieme un paio di volte. Molto bella questa. Posso dire che era molto bella questa battuta? Vabbè, comunque. È stata veramente epica. Sì. Bene. Un saluto a Beccari, che certamente ci segue. Ciao Claudio, ciao. Ciao Claudio. Bene, ma adesso parleremo di un'avventura per bambini che non ha giocato Sofia, e questa è la novità di questo format. Perché... Cosa? Si è spaventata all'idea della cosa. Ebbene sì, Sofia, ebbene sì. Tu non l'hai giocata questa qui, è una calavera scheda, attenzione, questo nuovo format di post che abbiamo adottato su Facebook, in cui almeno una volta a settimana, insomma, vi proponiamo un gioco del passato, recente o più remoto, o intermedio, come in questo caso, di cui facciamo un piccolo approfondimento. Il titolo in questione
Vede un protagonista, come vedete, molto famoso, sì. Molto famoso, ovvero Topolino. E il gioco infatti si chiama Disney's Magical Mirror Starring Mickey Mouse, quindi lo specchio magico della Disney con Mickey Mouse. E il pro de Topolino hai scritto nella scheda. Il pro de Topolino ho scritto, è il pro de Topolino, Topolino del resto. Possiamo, lo confermo. Sì. Confermo, sì. Sì. Allora, questo è un gioco che in realtà ha dietro una produzione molto interessante, perché vi si sono interessati, mentre lanciavo pubblicità qui sul nostro YouTube, vi si sono interessati un sacco di nomi importanti, tra cui per esempio quello di Capcom e quello di Nintendo. Perché questo? Perché ovviamente il personaggio è importante e perché il gioco è stato pubblicato in esclusiva su una console Nintendo e Nintendo GameCube. E questa è una cosa davvero particolare. Sofia, guarda che carino. Ma è carinissimo. Hai visto la Z che esce dal naso mentre dorme? Sì. Vedi quanto fa paura questo specchio magico. Mamma mia. Sì. No, mi viene l'epilessia più che... È uno specchio magico, come dice il titolo, no? Guarda qui, che cosa è spuntato? Un fantasma. Guarda qui, la dissociazione del corpo. Ah, ma è una roba horror questo gioco, scusami. Ecco perché ho giocato tu, scusami. Guarda là. Lo specchio chiama l'anima di Mickey Mouse. Mia, quindi una cosa terribile. Cosa rimarrà? Esatto, cosa rimarrà del Mickey Mouse nel mondo reale? Un topo senza anima, esatto. Praticamente. Che già il fatto di essere topo è abbastanza inquietante, se permetti. Esatto. Quindi vabbè, insomma, il fatto racconta di Mickey Mouse che rimane imprigionato con questi urletti. Madonna! Nello specchio magico. Sì. Quindi sì, Eccolo. Però vedi com'è colorata qui la grafica, cioè sarà anche un posto... diciamo brutto, però comunque sia è tutto bello riflettente e no, solare. Vabbè, è Alice praticamente, scusami. Sì, infatti. Ma diciamo che guarda come ti sfida l'intelligenza subito, vedi? Sì. Allora, però, vedete com'è l'interfaccia? Cioè, è veramente quella di una punta e clicca tradizionale. Noi abbiamo il puntatore, che è quel ditone lì, e possiamo interagire con l'ambiente circostante. Ovviamente questo è un gioco indirizzato ai giovani. Mettiamo un punto un po' più avanti, giusto per cambiare location. Cambiamo anche sponsor anche nel frattempo. Importanti, sponsor importanti, mi sento di dire. Aspettiamo che finisca lo sponsor. Era un'ora però, scusami. Lo so, non posso saltarlo perché YouTube ci vuole bene. No, perché... è ben Natale, bisogna... Quindi, come vedete, abbiamo anche... qui abbiamo cambiato location, no? E vediamo anche come appunto vi siano più elementi sullo schermo. È un gioco indirizzato ai ragazzi, come dicevo, e quindi la difficoltà è abbastanza indirizzata verso il basso. Non ci sono enigmi bloccanti, bisogna semplicemente eseguire dei compiti piuttosto semplici che vengono indicati abbastanza chiaramente nelle schermate. Dobbiamo raccogliere queste stelle che poi ci servono per raggiungere la nostra libertà. Allora, secondo me questo è un gioco meno famoso di quello che mi sarei aspettato. Secondo me perché è legato a una piattaforma che non è stata popolarissima in Europa. Però ecco, se qualcuno di voi è un appassionato di Topolino, ha curiosità verso il recupero di vecchie avventure grafiche, questo è un po' uno di quei casi in cui ci si può godere un gioco un po' fuori dai radar, almeno per quanto riguarda il pubblico italiano. Beh, c'è almeno un'altra avventura grafica con protagonista Topolino, vero Sofia? Che Topolino salva guai. Topolino salva guai. Topolino salva guai. Beh, sempre il pro de Topolino, d'altra parte, no? Sì, no, mi sembra anche promettente, effettivamente, come titolo. Che io ho giocato, fra l'altro. Sì. Bello, bravo. Mi ha obbligato Sofia a farlo. Sono quei consigli, diciamo, importanti. Sì. Comunque, ecco qua, se avete dei piccoli appassionati di Topolino, ricordatevi Disney's Magical Mirror, starring Mickey Mouse. Sì. Tac. E andiamo oltre perché dobbiamo festeggiare un compleanno, è il momento dei compleanni, cari amici, perché Fuga da Monkey Island, in inglese Escape from Monkey Island, compie la bellezza di 23 anni. Un mese 23 fa. Anni. Però. Un mese fa, vabbè, però, dai, più o meno. Che quando uscirà questo video sarà oltre un mese, sì. Però va bene. Comunque, è un gioco importante per diverse ragioni.
controverso per diverse ragioni, e chiedo a Sofia un ricordo di questo videogioco. Vabbè, allora, questo è stato il, per esempio, il mio secondo Monkey Island, quindi per me c'è stato prima ovviamente Curse of Monkey Island, dopo Escape from Monkey Island, e nonostante sia anche il capitolo quello più controverso, no? Discusso, controverso della serie, per il maledetto Monkey Combat, che ogni volta che se ne parla dicono ma il Monkey Combat era brutto, che schifo, bla bla bla. In realtà, secondo me, è ingiustamente bistrattato. Nel senso, il Monkey Combat o il gioco, scusa? Il gioco e il Monkey Combat. Parole forti, Perché, alla fine, ha una trama bene o male ben strutturata. Gli enigmi sono anche simpatici, e ricordiamo quello della palude del tempo, che secondo me è uno degli enigmi più divertenti e più riusciti del gioco. Ha una critica pazzesca al mondo dei pirati, che viene in qualche modo commercializzato, no? Con questo, con lui che diventa quasi una macchietta, anche per il capitalismo che capitalismo, entra nel mondo dei pirati. Esatto, il capitalismo che entra nel mondo dei pirati, c'è questo cattivo Ozymandril che è diverso da LeChuck. Anzi, LeChuck, adesso si può fare spoiler, tanto ormai l'hanno giocato tutti, è un suo sottoposto, no? Possiamo dire, di Ozymandril. Quindi forse c'è un nemico più, ancora più temibile di LeChuck, che è il capitalismo e il consumismo nel mondo dei pirati, che era questo mondo libero in cui tu potevi essere quello che volevi, e invece in questo Escape from Monkey Island sei incasellato nella figura di macchietta e trappola per turisti, fondamentalmente. E a me è piaciuto, è uno dei miei preferiti, quindi recuperatelo e rivalutatelo, per favore. Il Monkey Combat va veramente, basta prendersi due appunti e in 10 minuti l'hai fatto. E si fa. E ci sono anche tante opinioni di diversi tipi qui, comunque, chi lo preferisce a Return, chi dice assolutamente no, chi dice che invece gli è piaciuto un sacco, quindi continua a dividere il pubblico questo Escape from Monkey Island. Tanti auguri Guybrush, tanti auguri LucasArts. E andiamo oltre per vedere un po' di novità. Oh, è la prima novità di cui parliamo stasera, o sbaglio? O sbaglio? La prima. È vero un po'. Quindi la prima novità si chiama 10 Dead Doves, un videogioco che, di cui andiamo direttamente sulla pagina Steam, perché no, dopo tutto, che ci racconta di cui c'è una demo, tra l'altro, per giunta, ci racconta di questi... ragazzi, fa un po' di paura. Ci racconta di questi due personaggi che si mettono in cammino per un'escursione, ma ovviamente cominciano a succedere cose strane nel percorso che hanno deciso di affrontare. Perché? La domanda è soprattutto. Perché fanno questa escursione? No, perché hanno deciso di affrontare queste cose? Perché non scappare via? Non lo so, però Ten Dead Doves mi dà l'impressione che ci siano delle colombe. Cosa sono le doves? Sì, sono le colombe. Beh, le colombe. Citazioni John Woo, no, non c'entra niente così, però. Ma non so se c'entri John Woo. Io lo spero sempre quando vedo la colomba. Lo spero sempre. Sì, sì. Ah, io qui vedo un po' anche Twin Peaks, però, perché c'è questa estetica, no, un po' campagnola. E c'è questa grafica low poly, per giunta, che è una estetica che ormai viene recuperata abbastanza di frequente, che ricorda un pochettino, diciamo, la PS1. Ora qui non è proprio in realtà stile PS1, ma la via di mezzo. E quindi ecco, un gioco che sembra interessante, con spezzoni in FMV, come avete visto. Sembrava Blair Witch. Blair Witch. È vero. Quindi un'anteprima che è emersa, che appunto vi consigliamo di tenere sott'occhio, dovrebbe uscire nel 2024. Ho detto inizialmente che era una novità, in realtà questo è un gioco che è stato solamente annunciato, però in fase avanzata di sviluppo, quindi speriamo di poterci giocare presto. Mentre Cristiano Caliendo in questi giorni ha giocato
ha giocato e dovete sapere che quando Cristiano gioca poi si esprime. E si esprime anche consigliandovi gli acquisti, perché per esempio si è accorto che questo The Samaritan Paradox, un gioco abbastanza popolare in realtà, costava 55 centesimi durante i saldi, veramente. Ma poi ci hanno fatto notare che su GOG costava 0,09 euro per i saldi di GOG. È fantastico, pazzesco. Pur di non regalarlo. E non lo vuoi acquistare? Beh, lo acquisti ovviamente. No, esatto. Io ce l'avevo già in realtà. No, ce l'avevo ecco, già. Ce l'avevo già e l'ho provato. Allora, guarda, io tu sai, faccio di solito cerco di fare un po' dei recuperi ragionati, no? Allora, dato che vorrei giocare Whispers of a Machine, sì, sono andato indietro praticamente. Allora, so perché tu sei un fan della Continuity, ovviamente. Bravo. Ho risposto bene. Sì. Allora, Whispers of a Machine è stato realizzato da due team diversi, Faravid e Clifftop, laddove Clifftop si occupò precedentemente di Cathy Rain, che ho giocato anche questo un po' di tempo fa. Faravid invece realizzò nel 2014 The Samaritan Paradox, che ho giocato appunto recentissimamente. In realtà, dietro al nome Faravid si cela un solo autore, ovvero Petter Ljungqvist, che è responsabile di quasi tutti gli elementi del gioco, tranne la musica. E poi pare che una modella, che dovrebbe essere la sua compagna, se non sbaglio, abbia fornito le animazioni in rotoscope, anche se non capisco benissimo, perché non mi sembra proprio rotoscope quello del cioè quello che vediamo nel gioco, quindi vabbè, non so benissimo, però le avrà fatto qualche foto per le proporzioni forse degli sprite, chi lo sa. Potrebbe essere. Quindi sì, è stato realizzato, come dicevo, nel 2014 e ambientato in Svezia all'inizio degli anni 80. Noi interpretiamo Ord Salomon, un giovane e spiantato crittologo che si imbatte in un libro di tale Jonathan Bergwell, scrittore e giornalista morto, pare suicida recentemente. Qui trova un indizio, proprio un codice, che in realtà è rivolto alla figlia di Jonathan, cioè Sara, che rivela l'esistenza di un libro segreto che non è mai stato pubblicato dall'autore e che potrebbe contenere informazioni preziose, magari sull'eredità, no? Ah, la cosa più interessante si rivelerà essere proprio il libro segreto diviso per capitoli che Ord recupererà, troverà capitolo per capitolo, e che racconta, questo libro, le avventure di Freya, l'alter ego della figlia Sara all'interno del romanzo, in un mondo fantasy. Il giocatore controllerà proprio Freya in queste sezioni, sono tre in tutto, durante il gioco. Si alterna quindi tra mondo reale e mondo fantasy del libro. Sì, noi interpretiamo Ord nel mondo reale e Freya nel mondo fantasy, no? Allora, un'idea carina, insomma, dai, originale. Sì, sì, infatti. Allora, intanto diciamo che l'autore, appunto, come abbiamo precedentemente anticipato, ha fatto praticamente tutto da solo, quindi tanto di cappello, no? Però c'è da dire che il gioco è in generale pervaso da un po' di pressappochismo che colpisce un po' tutti gli elementi. Per esempio, ecco, la trama. Il protagonista è un po' deboluccio nella caratterizzazione. Non si capisce bene perché si infili in quella indagine, pur non essendo un detective, un giornalista. La quest soprattutto cade proprio dal cielo in maniera casuale, perché l'amico Magnus, che poi si rivela essere assolutamente inutile per tutto il resto del gioco, per caso consegna sto libro di quest'autore, che per caso ha un codice, e lui che è crittologo, c'è coincidenza, no? Che crittologo riesce a interpretare sta cosa e insomma, vabbè, da lì parte l'indagine. Poi c'è Sara, che dopo un semplice caffè decide di dare le chiavi di casa a Ord, dice ok, fai tutto tu e ci dividiamo l'eredità, che è una cosa un po' questi strana. Scandinavi. Sì. Perché non lo so se l'abbiamo detto, ma sì, è ambientato in Svezia, l'abbiamo detto. Sì. È anche usato un'ottima pronuncia svedese per i nomi. Sì, lo so. Io poi in realtà non sono neanche un grande fan del twist finale, che non stiamo a dire ovviamente, che secondo me viene un po' fuori dal nulla alla fine della terza parte del libro. Parlo del libro, perché è lì che avviene la rivelazione. Questo è un piccolo spoiler, ma si capisce che il libro è la chiave di tutto il gioco. È il cuore di tutto, sì. Sì, non è una cosa anticipata all'interno del libro, quindi a me sembra un po' strano, però a molti è piaciuto. Comunque, la grafica... A me è piaciuto abbastanza. Sì, ne abbiamo anche parlato in privato, so che è piaciuto in generale. La grafica, come possiamo vedere, ha sfondi abbastanza spogli, soprattutto nella parte fantasy. Credo siano stati realizzati a mano quelli della sezione fantasy. Tipo questo. Sì, esatto. Beh, mancano un po' dei dettagli, portrait, non sono
fatti proprio benissimo, ci sono poche animazioni, le musiche sono buone, però essendo proprio sempre in loop, dopo un po' possono risultare anche moleste, diciamo, no? Bisogna un po' abbassarle, i volumi sono un po' sballati, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il game design, è pieno di enigmi un po' arbitrari, diciamo, comunque c'è la raccolta di oggetti random, lui dice sempre... potrebbe essermi utile. Questa... tipo rubacoste in casa, se le mette in tasca, potrebbe classica, essermi utile. Sì, ma in maniera appunto molto, molto casuale, cioè ci sono delle cose assurde come ventilatore portatile che prende tranquillamente, altre cose che sembrano più utili che non si rifiuta di prendere. Ci sono dei momenti di riempimento, per esempio ricordo, piccolissimo spoiler anche qui, la quest per risolvere il cruciverba ti porta avanti e indietro, ma il cruciverba, cioè onestamente si sta parlando di morte. Morti, suicidi, cose di commercio di armi, eccetera. Aspetta, fai il cruciverba. La sfida è un pochettino sballata. Più che altro sembra che la maggiore difficoltà del gioco non dipenda dagli enigmi in sé, ma dal fatto che quasi certamente o non hai visto un'uscita che è stata posizionata male, o non hai visto un oggetto o cose di questo tipo. C'era l'hotspot finder qui? Sì, non c'è l'hotspot finder. Non c'è. O almeno io non l'ho trovato, ho giocato su deck, ho premuto tutti i tasti sperando che comparisse. No, non c'è. Vabbè, altre volte comunque la soluzione è proprio astrusa, tipo che, spoiler, per pulire uno scudo bisogna utilizzare necessariamente il muschio e non va bene l'acqua che sta lì, ci sono fonti d'acqua ovunque, o un pezzo di stoffa, no? Magari un po' l'acqua, poi asciughi. No, il muschio. Poi mancano le interazioni nulle, quelle che ti danno qualche indizio, però dice, ok, l'acqua non mi serve, devo usare qualcosa di più adatto. No, non ti dice, semplicemente non va bene e basta. No? Vabbè, diciamo che comunque è una sorta di struttura che può rincuorare il giocatore classico, no? Sono un po' quelle situazioni un po' assurde che venivano accettate nelle vecchie avventure. Sì, ma infatti volevo arrivare proprio a questo. Nonostante tutti questi difettucci, diciamo, comunque il gioco c'entra bene il mood da avventura grafica tradizionale, no? E quindi tendi un po' a perdonare questi elementi, perché comunque ti trovi di fronte a qualcosa di riconoscibile, tu giocatore amante del punto e clic. Poi vabbè, sì, c'è l'idea del doppio racconto che è interessante, una parte dell'atmosfera è riuscita, perché poi il gioco è ambientato in Svezia, che è una cosa abbastanza particolare, no? Sì. E io, guarda, recentemente ho provato Mad Lax, ne ho parlato di Clock and Dagger, e un po' me l'ha ricordato sto gioco, non come avventura in sé, ma in questa realizzazione un pochino acerba che si muove sul filo fra il progetto professionale e quello più, diciamo, fra virgolette, amatoriale. Quindi qualche problema, secondo me, se lo porta dietro proprio a causa della scarsa esperienza di mezzi, di certo non enormi, no? Certo. Comunque Whispers è uscito diversi anni dopo, sembrava molto interessante, quindi non vedo l'ora di provarlo. Bene, bene. Curiosità, come sta andando su... le recensioni, 71% di recensioni positive, quindi bene ma non benissimo comunque per questo gioco che ormai è del 2014, insomma, sono passati ben 9 anni su The Samaritan Paradox. Very good, very good. Passiamo ad un'altra novità, un gioco un po' particolare che si chiama The Dot. Quindi un gioco narrativo sicuramente che io qui ho scritto che ricorda un pochettino The Beginner's Guide, perché come in The Beginner's Guide costruisce questo titolo la narrazione tramite la costruzione di minigiochi, quindi giochi all'interno del gioco che parlano di qualcosa. E l'approccio è molto diverso rispetto a The Beginner's Guide, che era completamente in prima persona, in soggettiva. Qui ci sono minigiochi di diverso tipo. È una sorta di avventura multievento, diciamo così, in cui l'autore deve fare un po' di cose varie. Tra l'altro, come vediamo, questo trailer è anche abbastanza Inception, come dire, rompe la quarta parete. Quindi ecco, è un'avventura che ci chiede di pensare in maniera un pochettino diversa dal solito, e a quanto pare proprio lo stesso gameplay riserva delle sorprese, cioè ci costringe a fare delle cose che non ci aspetteremmo particolarmente, e questo, diciamo, tende a spiazzare il giocatore. Quindi bisogna giocare in una maniera un pochettino diversa rispetto al solito, e questo secondo me può essere sempre interessante. Non che io abbia giocato questo gioco, sto semplicemente descrivendo quello che si deduce dalla pagina Steam. Beh sì, però comunque dai, interessante, ho visto sta cosa del browser, sai che a me piace tanto sta cosa. Sì.
dell'intervenire sì. su un PC, no? Da questo punto di vista, non so se l'avete mai giocato, non so se ne abbiamo mai parlato su Calavera, altrimenti lo faremo un giorno. Vi consiglio I'm Scared, che è un gioco italiano disponibile su Steam, che sfrutta un po' questo tipo di meccanismo di giocare non soltanto nella maniera tradizionale col gioco, cioè vi tira un po' fuori anche dall'esperienza e vi mette a fare cose che prima non avevate fatto probabilmente. Comunque questo gioco ha un 71% di recensioni positive al momento, quindi probabilmente è interessante ma con qualche problemino. In ogni caso lo trovate su Steam al prezzo di 14,79€. The Dot. E adesso è arrivato invece il momento di un classico moderno, possiamo dire, anche se ormai il 2011 è passato da ben 12 anni, ovvero To The Moon, perché lo ha giocato per la prima volta recentemente la nostra Sophie. Sì, mamma mia. Com'è questo gioco, Sophie? Raccontaci, era nelle tue corde? Allora, io l'ho giocato su Steam Deck, devo dire che gira benissimo. L'ho cominciato un pomeriggio e l'ho finito la sera. Quindi, vabbè, proprio one shot, l'immersion. No, è bellissimo, nel senso che, beh, ne abbiamo parlato tanto di To The Moon, c'era anche l'anniversario, senti che musica, oddio no, mi prego. No, che c'è, Sofia, stai calma. Si sta agitando, si sta emozionando. Si sta agitando. Sto un po' emozionando, perché... vabbè, la sappiamo tutti la trama, parla di questi due medici che devono... impiantare l'ultimo ricordo, l'ultimo desiderio a un paziente che sta per morire, e ripercorrono tutta la sua vita, tu la ripercorri a ritroso e capisci man mano che vai avanti perché sono state fatte certe cose. E ragazzi, ragazzi, è una poesia. Che c'è, Sofia? È una c'è? Poesia. Ecco, guarda questa immagine, Sofia, cosa ti evoca, per esempio? Tanta commozione. Ecco, vedi. Ma ti stai commuovendo, Sofia? Solo a ripensarci a questo effetto. La stiamo perdendo, la stiamo perdendo. Di qualcosa, Sofia, parla. No, vabbè. Pensa a qualcosa di allegro. Penso a qualcosa di allegro. Ma non è triste, Perché secondo me non è triste, è malinconico, che è diverso. E oddio, adesso questa cosa mi viene ancora male. La gola, tranquilla. E, no, tra l'altro è fatto con RPG Maker, no? Quindi sembra, cioè, penso che nel 2011 avventure narrative così ce ne fossero ancora poche. Sì, insomma, una via di mezzo, diciamo, ce n'erano. Ce n'erano, ma magari non con RPG game. Mamma mia, Santilio, questa musica, allora! È bella trailer, semplicemente. Chi te l'ha fatto fare di mettere il trailer, senti? Cioè, allora, mettiamo subito una schermata del gioco. No, questa mi emoziona tantissimo, però, no? Ma cosa? Dai, basta. Per dire. E guarda questa, Sofia, un'altra immagine. Mamma mia. È emozionante. Beh sì, comunque... È questa, sto scherzando. Questa è incredibile. Comunque sì, ha contribuito a definire il concetto di avventura narrativa, questo gioco, no? Cioè, quindi... È stato molto influente. Ma questa parte è bellissima. Quella contro lo scoiattolo. Guarda questa immagine, Sofia, guardala. Mamma mia. Beh, hai giocato invece i successivi? Li ho comprati in blocco. Quindi ho comprato A Bird Story, Impostor Factory e Finding Paradise, perché ho proprio voglia di immergermi, li ho comprati con i saldi di piangere, li ho comprati su quei saldi di Steam, adesso appena finisco di giocare a un'altra cosetta li comincio in ordine, per l'amore della continuity li giocherò in ordine, ci sta. Quindi dopo vi faccio sapere. Cresci bene. Figliuola. Sì. Ma tu, Sophie, lo sai che quando tu mandi dei contenuti su internet, poi tu non puoi mai essere sicura di come vengano utilizzati questi contenuti, se qualcuno li conserva. Ma sai perché? Perché ci stanno intanto arrivando, in questo momento, tu non lo sai, Santilio, un sacco di SMS, anzi anche di MMS, capito? Cioè, quelli soprattutto. Di boomer. Mai ricevuto un MMS in vita mia. Sì, di gente che dice, vabbè, ma è tutta una pantomima, Sofia, non si è commossa davvero. No. Cioè, ah. Si fate tutte scene così per fare i big money, per avere più utenti, più...
più views, più soldi facili, più, soldi facili. Sì, diciamo che purtroppo Sofia ha fatto un errorino, come ha detto Gianluca, ha mandato un vocale nella nostra chat privatissima, proprio le cose da lì non escono mai, normalmente. Lo vogliamo sentire. In questo caso però qualcosa è uscito, senti, che è qualcosa relativo a... diciamo lo status di Sofia dopo aver finito il gioco, immediatamente dopo. Sì, esatto. Fresca, amici, fresca. Sentiamo. No, vabbè. Fa piangerissimo, io come faccio adesso? Come faccio adesso? Mamma mia. No, bello. Senti anche la musichetta bello, sotto. Ci scriverò qualcosina, secondo me. Ah, adesso devo chiudere le fontane perché... Mamma mia. Beh, ma perché come faccio io adesso? Scusa, cioè, spiegaci. Ma non senso di moto. Sai quando finisci un libro bellissimo e dici adesso cosa leggerò? Qualsiasi cosa leggerò non sarà mai come questo libro. Magari seguiti. Ricorda di mandarci degli audio dopo, soprattutto. Sì, sicuramente. Resterà sempre fra te e noi, ovviamente. Certo, guarda, quindi. Non ti manderò più niente, Cristiano Caliendo, non ti manderò più niente. Vabbè, quindi possiamo confermare che erano emozioni vere quelle di Sofia, sì. Vabbè. Assolutamente. Il nome della rosa. Che è il momento Beccari? No, stavo leggendo il post. Leggendo il post con trasporto. Sì. Perché questa, cari amici, è un'altra scheda, una calavera scheda, come dicevamo prima. Quindi questi post di approfondimento storico e meno storico sulle avventure grafiche. E quindi abbiamo trattato in questa scheda un gioco del 2008 chiamato The Hubby di Alcachofa Soft. Alcachofasoft, sì, esattamente. È un team spagnolo, dovete sapere che gli spagnoli sono molto dentro le avventure grafiche e conoscerete Pendulo, per esempio, no? Hanno la loro tradizione e questo titolo riprende il noto, ispirato, non è ufficialmente ripreso da esso, ispirato al noto romanzo di Umberto Eco, chiamato Il nome della rosa, ovviamente, no? Mm-hmm. Quindi in realtà poi c'è anche questa grafica che, questo personaggio che ricorda invece un po' di più lo Sean Connery cinematografico visto nel film. Mm-hmm. E vediamoci il trailer di questo, oh mio di Dio. Questo The Hubby. Di Alcachofa Soft. Mm? Allora, un gioco che è stato abbastanza giocato, ora qui c'è soltanto 57 recensioni su Steam, questo è uscito in formato fisico in epoca pre-Steam, diciamo, di massa. Sì, uscì anche con i test in italiano, purtroppo. Uscì anche con i test in italiano, purtroppo non ci sono su Steam. Sì, esatto. Questo è un gran peccato, indubbiamente, e racconta un po' come avvenne, appunto per il nome della rosa, di questo religioso che viene convocato nell'abbazia dove avvengono dei misteriosi omicidi e lui dovrà indagare esplorando le location di questa abbazia, parlando con i frati, con gli abbati di questa abbazia e quindi dovrà cercare di risolvere il mistero. Chi l'ha giocato di voi questo Diabbe? Tu l'hai giocato, Cristiano, mi sembra. Sì, l'ho giocato a suo anche tempo. Tu, Sofi? No, io no. Tu no? Ok. Anche io l'ho giocato, anche io l'ho giocato. E l'ho trovato una cosa interessante, diciamo, ma senza essere particolarmente travolgente, almeno per quanto riguarda la mia opinione. Mm-hmm. Mi colpì sicuramente la bella grafica, sì, davvero, e la bella idea, comunque, sì, belle animazioni anche, però lo trovai veramente, veramente lento. Molto lento, era lento anche nel camminare, semplicemente il nostro protagonista. E le dinamiche dopo un pochettino cominciavano a essere un po' ripetitive e non particolarmente appassionanti. Mm-hmm. Però è un gioco che secondo me insomma, è abbastanza particolare per comunque meritare di essere giocato, infine, a meno che non si abbiano troppo in antipatia i ritmi un pochino lenti,
Non so, Cristiano, se tu vuoi condividere un ricordo di questo The Abyss. Beh, io sono assolutamente d'accordo con te. Su Steam, se non sbaglio, c'è anche la versione Director's Cut. Eccola qui, caro Caliente. Ecco, vedi che è uscita successivamente. Purtroppo anche questa è sprovvista dell'italiano. Peccato. Sì, non so cosa abbia la Director's Cut in più rispetto alla versione normale. Ecco qua, lo dice, vedi. Sì. C'è un nuovo Spectacular Final Puzzle. Okay. Ah, se è spettacolare come quelli non final, chi lo sa? Vedremo. Sì, ricordo sicuramente un po' di lentezza e una parte finale con uno spiegone micidiale di mezz'ora, una roba del genere. Eh beh, per rivelare il mistero. Sì. E voi, del pubblico, lo avete giocato questo The Abbey? Avete qualche cosa da dirci? Scrivetecelo nei commenti. Sì, perché è stato diffuso abbastanza bene in Italia, quindi è possibile che sì, molti tra gli appassionati giocato. Di avventure un sacco l'hanno giocato di questi qua. Vi ricordo che l'ha giocato Andrea, l'ha giocato Stefano, insomma. Mm-hmm. Manco solo io. Vabbè. Manchi solo tu, perché non eri ancora nata nel 2008, Sophie. Ma no, c'è sempre quel discorso. Non ero nata da 9 anni. va bene, quindi ecco, gioco di Emilio De Paz che aveva realizzato altre avventure grafiche in passato. Mentre, tornando alle novità, andiamo su questo The Unlikely Prometheus, un videogioco che è stato appena pubblicato ovviamente su Steam, solo su PC, non c'è in italiano, queste cose qui insomma purtroppo sono abbastanza comuni. La cosa interessante di questo Prometheus, The Unlikely Prometheus, è che arriva da una gemma che lui aveva vinto diverso tempo prima. Quindi l'autore, dopo aver vinto questa gemma, ha deciso di espandere il proprio videogioco che è arrivato nella sua forma, diciamo, finale, commerciale, adesso. E allora, è un gioco in realtà che rimane comunque piuttosto piccolino e dalla realizzazione che da queste immagini sembra essere un pochettino ancora, diciamo, da gemma più che da gioco tradizionale. Però ecco, la gemma, da chi l'ha giocata, ha detto che era effettivamente piuttosto simpatica, piuttosto riuscita. Il gioco non sta andando fortissimo su Steam, non ci sono recensioni, quindi diventa un pochettino complicato farsi un'idea del gioco in base alle opinioni degli utenti. Però vi segnaliamo la sua uscita. Dobbiamo pensarci noi, dai. Dobbiamo pensarci noi, se ci mandano le key, ma indovinate un po'. Non ci mandano le key. Beh, questa forse non l'abbiamo ancora chiesta, però. Ce l'ho in wishlist? No, mettiamolo in wishlist, così se va tipo a 0 euro lo prendiamo. Cioè, 8,79 euro è un po' tanto per un gioco che sembra così amatoriale. Però, vabbè, vedremo che cosa ne sarà. Siete pronti con lo champagne in ogni caso, perché è il momento di un compleanno veramente grosso, veramente di quelli super? Sì. È il compleanno di Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, esatto, e sono ben 32 anni. 32 anni. Acci picchia. Allora, io qui rivelo una cosa assolutamente devastante. Scandalosa. E la rivelo qui e ora, direi. E Monkey Island 2 e non è la mia avventura preferita, è proprio il mio videogioco preferito, ecco, dico questa cosa. L'ho detto altre volte, in realtà non è una rivelazione incredibile, però so, io non amo molto le classifiche, però considero questo il mio gioco preferito di sempre, e Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. E cosa si può dire su Monkey Island 2, ragazzi? Che non sia già stato detto, tra l'altro. Niente? No, qualcosa in più si può dire oggi, proprio perché è uscito Return to Monkey Island. E quindi, in un'intervista a Press Up, Ron Gilbert ha rivelato finalmente cosa fosse questo segretone, il segretone di Monkey Island, no? L'ha detto, il segreto era che Guybrush si trovava in un parco a tema, cioè una cosa che era perfettamente intuibile, se non fosse stato per gli occhi che sparavano lampi di Chucky e il commento di lei in mezzo ai titoli di coda, diciamo, alla fine. Però, ecco, sai, la cosa di Chucky io l'avevo un po' considerata così, come per confermare le Chucky ispirate a Chucky, no? Cioè una immagine un po' cartunesca che confermava questa cosa, non una cosa importante. Lo stesso vale anche per il commento di lei, pensavo fosse così una ammiccata, una cosa ironica così. Non mi ha dato molto peso, in realtà. Sì, anche per me era molto... poteva andare tranquillamente così, insomma.
Sì, pare che comunque ci fosse inizialmente la volontà di rivelarlo fin dal primo gioco, ma poi rimandarono lasciando comunque qualche cosina, tipo appunto il distributore di Grog che è fortemente anacronistico, no? Altre cose. Ora, con Ritorno, come sappiamo, il finale è stato, diciamo, reinterpretato, no? Retconizzato. Sì. Usare proprio lo stesso finale, cioè quello previsto, forse oggi sarebbe stato un po' deludente, ma soprattutto non era più allineato alle nuove tematiche, no? Quindi Return rilancia parlando d'altro. Ci sta, perché ovviamente nel frattempo possono essere successe mille cose, l'autore può aver cambiato idea, può non piacergli più la vecchia idea, no? Quindi, certo, diciamo che qui Gilbert, secondo me, con il nuovo gioco e col nuovo segreto, voleva parlare d'altro, voleva riflettere su altro, ed è perfettamente legittimo dopo 30 anni, secondo me. Cioè, la storia cambia, uh-huh, viene modificata in base a ciò che l'autore vuole comunicare in quel momento, no? Poi anche per esperienza personale, cioè si cambia idea nel giro di qualche settimana, mese, figurati dopo 30 anni. 30 anni, uh-huh, scherzi. Con questo... un po' mi sento di aggiungere riguardo a Monkey Island 2, alla luce comunque dell'uscita del nuovo gioco, sì. Ma sai che c'è anche un'edizione speciale di Monkey Island 2 su Steam? Sì. Specialissima e ha molto amata la Sofia, per giunta, questa edizione speciale. Sì, però sì, abbiamo visto un'immagine non dell'edizione speciale, no, perché alterna Steam, fa vedere alterna un'immagine... Sì. Un'immagine dell'edizione. C'è la possibilità di avere entrambe le versioni, cioè di passare da una versione all'altra, insomma. Quindi ecco, se volete curiosare anche sulla nuova versione di Monkey Island, insomma, trovate su Steam questa edizione che comunque conserva anche la grafica originale. E invece abbiamo citato Return to Monkey Island, che abbiamo trattato in maniera estensiva sul nostro Calavera Cafè in diversi modi, ma soprattutto un modo in particolare, ovvero con la nostra analisi in tre puntate, di cui due sono disponibili, la prossima arriverà, è promesso che arriverà, proprio una cosa è certo, è confermato, giusto? Sì, è confermato, anche perché l'abbiamo registrato un anno fa ormai, quindi insieme alle altre due abbiamo registrato tutto in una sola giornata, quindi è solo un fatto di editing, la puntata c'è già, esatto, da molto tempo. Sì. Esatto, quindi è praticamente pubblicata, cioè voi non lo sapete, però state tranquilli che arriverà. Molto bene, e torniamo invece da Sofia, perché ha giocato un altro videogioco recentemente chiamato South of the Circle, che tra l'altro è collegato a Return to Monkey Island, perché è stato citato da Ron Gilbert tra le cose significative che aveva giocato recentemente. Hai visto che bella scaletta ti ho cucinato, Santilio? È veramente tutto un gancio verso l'altro, stupendo. E quindi South of the Circle, un gioco che ha effettivamente delle idee messe in campo. Allora, sì, anche questo ho giocato ovviamente sul deck, ha questo piglio registico che mi è piaciuto veramente tanto, nel senso che ha queste inquadrature, questi cambi di scena molto, molto ben fatti, secondo me, che ti lasciano proprio trasportare nella narrazione. Infatti l'ho giocato praticamente one shot anche questo. E ne ho parlato a lungo anche con il nostro Cristiano Caliendo in privato. Ah, mi dispiace. Come mi dispiace? A suon di audio. E mi piace anche le scelte che fai, nel senso che sono prevalentemente approcci. Quindi non è una cosa. In che senso approccio? Nel senso, vedi ad esempio questa immagine con il quadrato e il pallino. Sì. Mi pare che il quadrato sia un approccio più cinico, un po' più freddo. Un'intenzione, esatto. Un piglio. E invece il tondino, ad esempio, c'era l'insicurezza, c'era la solarità, c'era la gioia, c'era l'assicurazione, cioè, quindi andava avanti così. Anche se poi la fine c'ha due finali, cioè, anche se poi la fine in realtà è una sola, però due modi di vedere il finale. È un particolare, perché ne abbiamo discusso un po' anche io e Cristiano
via audio, e, però non possiamo fare spoiler, è un modo di interpretare quello che è successo praticamente. Okay. E quindi no, mi è piaciuto un po', forse un po' più di Virginia, che non c'entra niente col team, non c'entra niente, però me l'ha un po' ricordato come esperienza narrativa, esatto. Sì, sì, molto guidata anche questa, sì. Come Virginia, quindi sì. Sì, e quindi questo mi è piaciuto un po' di più, e quanto altro nelle scene in cui c'è la neve, proprio senti quasi il freddo, no? Che ti entra dentro, la lentezza e tutto quanto. Quindi... Sì, io l'ho giocato quando c'erano 39 gradi, credo, però su di me non ha fatto effetto, dovrei giocare adesso. E lo farò prima o poi, perché mi è piaciuto tanto. Anzi, volevo dire a Ron, che ci sta ascoltando, consigliaci altri giochi, consigliaci, esatto. Sono belli. Firewatch è piaciuto un sacco pure, quindi dai, consigliacene altri, Ron, dai. Forza Ron, forza Ron. Bene, non so se avete giocato Orten Was the Case. No. Perché? No. Perché avreste dovuto giocarlo? Perché potete ancora giocarlo, in realtà. Perché questo videogioco è appena uscito, ma ho scoperto da quando abbiamo fatto questa news che è stato anche, e attualmente anche questo mese, in regalo con Prime Gaming di Twitch. Quindi pubblicato nuovissimo anche su Prime Gaming di Twitch. Allora, andiamo direttamente sulla pagina Steam di Orten Was the Case, perché voglio farvi notare come abbia 51 recensioni, tutte positive. Non sono un'enormità 51 recensioni, ma che siano tutte positive è sicuramente molto indicativo della qualità. Ed è un videogioco molto particolare anche come stile. Nel senso che è questo stile un po' grottesco, piuttosto unico, devo dire, anche nelle animazioni. Ed è basato, come molti giochi, diciamo, di questo periodo, sul loop temporale. Quindi dobbiamo capire come avanzare, come fregare, in un certo senso, questo loop, mentre il personaggio si muove in questa sorta di swampland, come potremmo chiamarla, una città... un complesso abitativo molto, molto decadente, molto, come dicevo prima, grottesco, con un sacco di situazioni strane. Ecco, evidentemente ci sono anche delle sezioni con un po' di azione, come vedete in questo caso, ma è un'avventura grafica per la maggior parte della sua parte. Della sua parte, maggior parte, sì, ma perché no? Ma sì. Allora... Quindi ecco, se avete un abbonamento Prime, ricordatevi che questo gioco potete anche provarlo nell'abbonamento tra i giochi inclusi, quindi mi raccomando. È un titolo che è disponibile a $14.99 evidentemente su Steam, e capiamo anche compatibile con Steam Deck se avete questa piattaforma. Se conoscete l'inglese, lo svedese, come Cristiano ci ha dimostrato prima, il francese, il tedesco, lo spagnolo o il portoghese brasiliano, anche lo spagnolo ho dimostrato di sapere la volta scorsa, quindi... assolutamente sì, e non vediamo l'ora di sentire il portoghese e il francese. E l'italiano non è disponibile per questo videogioco, quindi ecco un'altra purtroppo dimostrazione di come il nostro linguaggio sia poco significativo a livello internazionale. E va bene, pazienza. Orten Was the Case, cari amici. Ma un'altra avventura di cui parliamo, completamente diversa ma comunque nuova, da poco pubblicata, è Rest, arrivata su Steam e solo su Steam per quanto riguarda il momento, non è disponibile quindi su altre piattaforme. È un gioco di quelli esplorativi, quindi probabilmente voi ricorderete, cito il più famoso di tutti probabilmente, o quello più seminale, Dear Esther, in cui il giocatore non ha particolari enigmi da affrontare, ma deve solamente muoversi in un ambiente tridimensionale alla ricerca di qualcosa, o semplicemente dovendosi spostare da un punto A a un punto B. Rest condivide questa idea, basa parte della sua comunicazione sui colori. Le sezioni sono, diciamo, basate su un colore principale che spesso definisce i dettagli della scena. Come vedete qui, il blu indica qualche piccolo dettaglio significativo all'interno della scena, un po' come mettere a fuoco degli oggetti, non con la messa a fuoco vera e propria, ma semplicemente donandogli quella cosa in più che è appunto il colore. Quindi esperienza narrativa barra sensoriale. Sì. E... Beh,
qualche immagine ricorda parecchio di Rest. Infatti sembra quasi un seguito spirituale, lo chiamerei Dear Rest. Vabbè dai, non era così male, su, guarda come la fai difficile, vabbè, ecco, questa va meglio, questo va meglio. Grazie. Vabbè, basta adesso. State comodi. Volevo rendere omaggio al momento veramente importante hai regalato, Cristiano. Grazie, veramente. Ci hai pensato molto a questa battuta oppure ti è venuta mentre ne parlavo? No, guarda, ce l'ho in mente da quando hai scritto il post, quindi parecchio tempo fa. Non vedo l'ora che lo facciamo in vagone, ho già sta cosa. Per parlare di questa cosa. Sì. Bene, adesso come facciamo ogni tanto su Calavera, facciamo una piccola staffetta perché entra in trasmissione Andrea Pannocchia. Ciao Andrea. Ciao, sì, qui dobbiamo un po' elevare la situazione perché... Esatto, ce n'era bisogno. Sì, ce n'è proprio bisogno. Esatto, però Sofia rimane ancora un po' con noi, Sofia, perché dobbiamo parlare ancora di una cosa che ti riguarda, ma prima andiamo a fare un salto su una novità proprio fresca, mentre registriamo questo vagone d'ossa, ovvero a Highland Song, l'ultimo videogioco da parte di Inkle Studios, che è un team molto apprezzato dai videogiocatori in generale, e che ha fatto un videogioco che adesso in realtà non abbiamo ancora giocato e non sappiamo bene se sarà un'avventura grafica, cioè non è sicuramente un'avventura grafica pura come altre, ma in realtà questo team ha sempre lavorato un pochettino tra le righe, con soprattutto uno stile narrativo più che una struttura d'avventura grafica. Sì, poi comunque i titoli precedenti erano comunque ascrivibili, no, nelle avventure, quindi magari sì, anche questo. Sì. Cioè, lo speriamo perché vogliamo parlarne su Calavera, ma comunque lo giochiamo perché mi sembra molto, molto figo. Sì, comunque lo giocheremo, mi sa, perché veramente, sembra veramente bello. Sì, allora, praticamente questo qui è un po' avventura, un po' platform, un po' rhythm game addirittura, perché come vedete dobbiamo tenere il tempo dei nostri salti e del nostro spostamento, però ci sono anche tanti rami narrativi che possono essere intrapresi e niente, praticamente Inkle persegue ancora una volta la sua idea di avventura che si cuce un po' intorno al giocatore mentre li prosegue, e per giunta si sono anche muniti di una colonna sonora eccezionale, a quanto pare, creata da degli artisti molto molto bravi e che è anche molto dinamica rispetto agli eventi di gioco, quindi è un titolo che per il momento fra l'altro è stato incensato dalla critica, quindi probabilmente è davvero un'esperienza meritevole, quindi teniamolo sott'occhio. L'ho wishlistato, sì, perfetto, allora va tutto bene. Quindi sì, comunque la storia racconta di questa ragazza che deve andare dallo zio che è dall'altra parte della Scozia, sulla costa, che lei non ha mai visto, e deve affrontare questo pericolosissimo viaggio per raggiungere lo zio, che gli ha promesso qualcosa di speciale se arriverà lì per tempo. A Highland Song, ricordiamoci. Ci piace. E dopo The Highland Song passiamo invece a Agatha Christie, Hercule Poirot, The London Case. Un titolo Ripetilo ancora. Un gioco che abbiamo già visto su Calavera Café. Ce ne ha parlato Andrea, ma questa volta l'ha giocato anche Sofia. Sì. E tu, Sofia, vorresti sbugiardare Andrea? No, assolutamente no. Ah, ecco. Il paura di Andrea. No, dai, non è vero. Era qui per questo, cioè per la rissa, vabbè. No, allora, questo è il seguito di dell'altro Hercule Poirot. Adesso mi sfugge il nome. Ma sì, quello lì, vabbè, dai, quell'altro. First Cases, grazie. E, si apre, diciamo, un po' di più a, anche come location, perché Fast Cases era incentrato praticamente tutto su questa casa e dovevi esplorare e scoprire appunto il mistero di, secondo delle deduzioni. Invece London Case apre un po' a tutta non dico tutta Londra, però a varie location di Londra.
Mi è piaciuto di più False Cases, perché questo è un po' troppo dispersivo certe volte, no? Dispersivo, però queste location che a volte si attiva e allora devi tornare nella location di prima, c'è un po' di backtracking di questa, in questa cosa, e anche le deduzioni sono meno ramificate, non so, le hanno strutturate in maniera diversa rispetto a False Cases, non... mi ha convinto tantissimo, però resta comunque un prodotto secondo me buono e mi sono divertita comunque a giocarlo. Adesso non vedo l'ora di giocare a Assassin's Creed Express, prima o poi giocherò anche quello, che so che Andrea comunque ne ha già parlato. Ok, non mi ricordo qual è stata l'opinione di Andrea l'altra volta, però mi sembra che neanche lui era piaciuto particolarmente, giusto? Sì, piaciucchiato, però meno del primo, sì. Sì, penso che siamo abbastanza in linea come pensiero. Bene, bene. Ottimo, ottimo, cara Sofi. Allora, noi ti auguriamo la buonanotte, ti ringraziamo per la tua partecipazione a questa puntata del Vagone d'Ossa. Ma così è spoilerato che però stiamo registrando di notte praticamente, quindi vabbè. Ma io posso dirlo anche a qualsiasi ora del giorno. Magari io vado a dormire alle 2. Ah, ok. Esatto. Vabbè, tutta la notte poi. Dalle 2 fa anche tutta la notte. Va bene, Sofia. Allora, buona... Ciao. Facciamo ciao, così non siamo legati a nessun tipo di orario. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao e grazie, Sofia. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E quindi a questo punto proseguiamo con la scaletta, coinvolgendo subito Andrea con Colossal Cave, perché c'è stato un aggiornamento, una news su Colossal Cave, giusto? Sì, esatto, sì, c'è stato questo aggiornamento che comunque mostra che i due coniugi Williams ancora credono nella loro creatura, nel loro omaggio a uno degli antenati in generale delle avventure mondo videoludico, sì. E non sì. Solo, infatti, hai ragione. Non solo, sì. Niente, detto, non c'è stato, non è che abbiano stravolto più di tanto la loro visione, però hanno fatto qualche piccola aggiunta, hanno migliorato un pochino la grafica, aggiunto qualche effetto. Tutte cose che non vanno a cambiare nel profondo quello che è il gameplay, perché quello è come lo volevano fare, cioè un omaggio puro e duro alla vecchia scuola. Alla vecchia scuola, sì. C'è anche un saluto della Williams che spiega un po' quello che lei ha provato e che voleva trasmettere durante i primi minuti della partita. Ecco, questo magari può essere interessante. Eh sì, anche da un punto di vista storico, semplicemente. Anche se non è strettamente legata all'esperienza di gioco. Bene, bene. Cioè, alla fine siamo tutti contenti che loro abbiano ripreso a fare qualcosa, insomma, ecco. Anche se non è magari una nulla di straordinario. Sì, però ho detto, sono attivi, rispondono anche ai commenti. Sì, un po' tutta la serie è rinata recentemente, no? Anche con tutto il lavoro fatto dall'attrice di Fantasmagoria, dall'attore. C'è stato un Roberto po' di revival. Ha partecipato proprio ultimamente a una delle let's play, esatto, proprio di Fantasmagoria con l'attrice originale, fantastico. Sì. Bellissimo, bellissimo. Chi l'avrebbe mai detto, veramente? Veramente. Lo scenario. Poi, loro, paradossalmente, lei e il marito erano gli ultimi che avrebbero avuto motivo di ritornare, perché loro hanno dato molto, quindi potevano tranquillamente anche godersi la pensione. Ma se la godono, mi sa, comunque. Però si vede che questo è un progetto proprio d'amore, comunque. Sì, quindi... sì. Non ci fanno i soldi, sicuramente. Ok. Senti, posso introdurre il prossimo argomento io? Scusa, Santino, sì, me lo permetti? Se proprio te la senti. Sì. Grande Roberta Williams, che è grande anche Asagos. Esattamente, sì, Caliendo. Grazie per il tributo alla mia precedente introduzione dell'altra volta. Perché? Perché ero passato da Broken Sword 3, in quel caso, era, se non sbaglio, ad Asagos, con una nonchalance non da poco, pur di cambiare argomento. Degna di Corrado, direi. Degna di Corrado. Il tuo maestro, Sì, e dovete sapere che questo Asagos è un gioco abbastanza recente, di cui abbiamo parlato nello scorso Vagone d'Ossa, forse proprio, era
E devo dire che io l'ho comprato quasi subito, insomma, quasi al day one, l'ho proprio comprato, non ci hanno dato la chiave di questo gioco, sono andato proprio con i miei big money. L'avevi anche detto, l'avevi anticipato proprio, lo volevi fortemente. Lo volevo fortemente, e tra l'altro devo dire che c'è una sola recensione. È la tua? Indovinate di chi è esattamente. Andiamo a scoprirlo insieme. E l'ho scritto in inglese, però. L'ho scritto in inglese. Ecco, recensione ho dato positiva. Un giudizio positivo come incoraggiamento, ma questa avventura sicuramente ha i suoi problemi. Eh sì. Non la traduciamo tutta perché ho fatto una recensione lunghetta più che altro per dare un feedback a questi autori che si vedeva non. Come se non avessero fatto giocare il gioco a nessuno. Ora vi spiego perché. Mentre vi dico pure che ho fatto il curator informativo, a volte c'è bisogno di una. Si sente proprio il bisogno su Steam di una possibilità di mettere una recensione media barra neutra. E qui sarebbe stato proprio il caso. Non ho potuto fare nei commenti, non volevo mettere la negativa perché sarebbe stato, insomma, neanche del tutto giusto. Opto più per il positivo in quel caso, ma. Il gioco ha effettivamente dei problemi, ha anche dei pregi, cioè questo gioco ci porta all'interno del Parlamento canadese, che è un posto sicuramente insolito per un'avventura grafica, e questo ispettore viene convocato da un politico che si trova lì perché sta succedendo qualcosa di strano. E la cosa bizzarra è che questa storia diventa un'avventura lovecraftiana, in cui i politici del Parlamento canadese si sono messi in contatto con divinità lovecraftiane per... che novità, lo fanno sempre. Novità, sì, per... chissà in Italia. Per poter avere un vantaggio, diciamo, nel controllo del mondo. E noi praticamente porteremo avanti questa avventura esplorando le varie stanze del Parlamento canadese e poi parlando con tutte le persone possibili e immaginabili. È un'investigazione di fatto, però ci sono un paio di cose che vanno veramente male in questo gioco. Innanzitutto ha, come potete intuire anche dalle immagini, delle sequenze di azione. E come sempre succede in questi giochi, il problema grosso è quando le sequenze di azione sono fatte male. E qui sono fatte male, obiettivamente. Quindi nel gioco si può morire, per giunta la sezione finale di cui abbiamo visto uno spoiler enorme nel trailer del gioco. Adesso. E vabbè, non l'ho fatto io, l'hanno fatto loro, quindi va bene. È ufficiale. È ufficiale. È praticamente un gioco arcade. Cioè, le ultime due parti del gioco sono arcade. C'è un labirinto in cui si spara e si corre, e poi un boss finale. La cosa peggiore di tutte, sapete qual è? È che si salva soltanto in una location, in una stanza. Cioè non si può salvare in nessun'altra parte del gioco. Se tu, se ti va a fuoco la casa e devi salvare la partita, devi prima andare nella libreria, che per giunta non è di passaggio, ci devi andare apposta nella libreria. Per salvare la partita. E soprattutto, vabbè, ma c'è un motivo narrativo per tutto questo, no? C'è un motivo narrativo perché la libreria, piccolo spoiler, è adornata di simboli che sono protettivi, e quindi quello nel gioco è un posto dove, diciamo, il male arriverà più tardi o non arriverà del tutto, e quindi anche la situazione è più sicura. Allora si salva lì dentro, però... ora stavo per essere volgare nel dire sti cosi, diciamo, no? Ma può andare bene per il survival horror, ma qui... Ma non va bene per niente, ma soprattutto, dicevo, la sezione finale in cui hai un labirinto con i nemici che ti possono ammazzare e poi il boss finale, cioè lì non puoi salvare, non puoi tornare indietro per salvare, quindi li devi affrontare tutti e due, tutti in una volta, cioè... Ma che senso ha? Cioè, quello che dico io è perché dobbiamo fare una cosa del genere in un gioco che non è un gioco d'azione? Cioè, il pubblico degli avventurieri che compra questo gioco lo compra per la parte avventurosa. Poi ci puoi anche mettere un po' di azione, ma quantomeno mi devi aiutare a poterla passare senza troppi problemi. Fra poco non lo fa più nemmeno Resident Evil, lo fanno loro. Esatto. E quindi, ecco, secondo me questo deriva dal fatto, questi problemi derivano dal fatto che
forse chi ha realizzato il gioco non è un grande giocatore, cioè non è uno che ha macinato tante avventure grafiche, perché altrimenti secondo me si sarebbe reso conto che certe cose ormai sono da evitare, punto e basta. Ma qui anche per anche beta tester, se, no. E se ci sono stati beta tester, se ci fosse stato un beta testing accurato, sarebbe venuta fuori sta cosa, no? Allora, io credo che il gioco sia stato fatto in amatorialità purissima, anche perché per la strategia commerciale, cioè questo gioco costa 6,59 euro, io l'ho comprato al 60% di sconto tipo la settimana dopo che era uscito. Quindi stiamo parlando veramente di cose fatte un pochettino a caso, ecco. Quindi, che dire. Ripeto, non è una cattiva esperienza. Cioè, secondo me è un lavoro d'amore, anche questo qua, però con questi problemi che andrebbero sistemati, obiettivamente. Però, vabbè. Sì, ma posso leggere il tuo curetto? Lo vuoi leggere? Sì, ti prego, fammi leggere il tuo curetto. Vai. Avventura lovecraftiana con ambientazione politica originale, indagine concentrata sui dialoghi ed esplorazione, sequenza action e save disponibile solo in una stanza possono infastidire. Gianluca. Sì, confermo. Ah, è anche molto verboso il gioco, eh? Dovremmo parlare esaurendo tutte le linee con tutti e quindi insomma c'è un po' da leggere. Non è doppiato e questo devo dire non mi è neanche dispiaciuto. Ok. Mentre il prossimo argomento di questa sera è un gioco che è molto originale, almeno come tema, ovvero One Night Burlesque, e prosegue la... Da un peggio. Prosegue la tradizione di giochi che giochiamo solo noi in questo caso, perché c'è soltanto una recensione, Andrea però è tra quelli pochi che lo hanno giocato. Sì, anche qui parliamo di un titolo verboso perché questa è una visual novel. Ah, ecco. Vabbè. È una visual novel investigativa, ecco, ambientata in questo locale di burlesque in un mondo alternativo dove molte persone hanno poteri psichici. Ah, quindi non noi soltanto la protagonista, anche altri. Anche altri, sì, non tutti, ma anche altri. La protagonista durante uno spettacolo ha la visione della sua collega che viene uccisa. Ah. E quindi ha poco tempo, giusto il tempo dello spettacolo, per capire quale degli spettatori attualmente all'interno del locale è il killer e come fermarlo. Quindi per farlo dovremmo semplicemente parlare con queste tre persone e volendo potremo anche usare i nostri poteri psichici per leggere la sua mente. Non è fondamentale farlo, anzi farlo affaticherà la protagonista, che potrebbe avere delle ripercussioni negative sul finale. Ok. Ma anche questa è una caratteristica appena abbozzata, ecco, non è che alla fine influisca più di tanto. La storia sarebbe anche interessante, però si capisce troppo facilmente chi è il colpevole. Un po' telefonato? Un po' telefonato, sì. Te lo rende un po' troppo ovvio dove indirizzare i tuoi sospetti. Infatti io l'ho azzeccato alla prima partita. Ok. E una volta fatto, ecco, non è che ci siano tanti motivi per tornare indietro a rigiocarlo, perché più o meno i dialoghi sono quelli. Ho capito. Volendo poi, sì, puoi scoprire qualche dettaglio in più sui personaggi utilizzando la lettura mentale su tutti senza paura di rovinare la partita, perché hai detto, hai già finito, quindi... Certo. Però io questa esigenza sinceramente non l'ho sentita. Quindi finite queste tre ore, diciamo che motivi per tornarci non ce ne sono, però sono tre ore che scorrono via in modo piacevole. Peccato allora che sia stato così poco considerato dal pubblico. Leggiamo, caro, chiedo al nostro lettore ufficiale anche di leggere il curator di Andrea. Sì, allora, visual novel breve ma ben scritta, il cui solo limite è una storia che si risolve forse troppo in fretta e senza grandi sorprese. Mini giochi non sempre riusciti, ma semplici da risolvere. Ah, ecco, Andrea. Questo non l'ho detto, perché di solito leggendo una mente si attiva anche un minigioco. Che però è accessibile. Che però è accessibile, sì, sì, sono delle formalità. Beh, è quello che dicevo prima, cioè se tu mi vuoi mettere il minigioco perché trovi che sia... coerente con la storia, con quello che vuoi raccontare, metticelo pure,
Lo puoi mettere anche impegnativo, però devi dare anche a chi non è un esperto di meccaniche di questo tipo di poter andare avanti. Andare avanti. Tutto là. Ok, però devo dire tanta originalità nel tema che hanno immaginato per questo gioco. Sì, che comunque hai detto, non fatevi ingannare perché il gioco non è, la storia non è assolutamente, come dire, eccessiva, ecco. Forte. Forte, sì, sì. È anche uno stile molto carino visivamente. Sì, devi fare anche dei cocktail, vedo, qui, a un certo punto. Sì, questo è uno dei minigiochi. È uno dei minigiochi. È facilissimo. Ok, One Night Burlesque, se volete giocare una visual novel con un tema un po' diverso dal solito. Ma l'investigazione è certamente uno degli elementi trainanti ormai delle avventure grafiche, lo è sempre stato, ma adesso ancora di più, ed uno di questi giochi che è basato sull'investigazione è proprio questo Forest Grove, anch'esso uscito da poco su Steam. È molto interessante, se vogliamo, il tema che porta sul tavolo, perché ok, l'investigazione con i mezzi tradizionali che tutti quanti conosciamo, ma se spostiamo la linea narrativa nel futuro, beh, allora vuol dire che l'investigazione potrebbe prendere delle pieghe che non ci aspettiamo, perché non possiamo conoscere come sarà il lavoro dell'investigatore, del detective nel futuro. E quindi Forest Grove ci porta in questa città che si chiama appunto Forest Grove per indagare su alcuni crimini con gli strumenti degli investigatori del futuro, e quindi un po' di cose anche bledraniane, la possibilità di analizzare i casi in maniera, diciamo, inedite. Il gioco, anche questo qui, non sta avendo tantissimo successo, quindi non possiamo farci un'idea della qualità di esso, però come vediamo ha tutte queste ambientazioni in 3D, quindi anche probabilmente con un certo lavoro sulle scene, insomma, abbastanza meticoloso. E da quel che ho letto, da quel poco che ho letto, sembra che il gioco sia concentrato molto sull'investigazione, mentre la storia, diciamo, non è particolarmente ramificata e riuscita. Sì, è proprio un gioco di investigazione, dobbiamo andare sulle scene e dedurre tutto il deducibile, e il divertimento il giocatore deve trovarlo principalmente in questo. Però ecco, graficamente si presenta bene, quantomeno per il genere. Tu, Cristiano, hai voglia di investigare? Ti fanno venire voglia di investigare questi giochi? Sì, questo ce l'ho in wishlist, quindi... Bene. Sì. E a voi spettatori, viene voglia di investigare? Fatecelo sapere nei commenti, mi raccomando. Sì. Un altro genere che è cresciuto moltissimo, e lo sa anche Andrea Pannocchia, che mentre parliamo sta giocando... E lo spara tutto in soggettiva? No. Ah, no. Lui sta giocando a un first person puzzle molto famoso come Talos 2, che è un first person puzzle, appunto, uno dei generi che sono emersi negli anni recenti, diciamo negli ultimi 15 anni soprattutto. Perché? Perché ci sono stati degli esempi di successo, primo fra tutti Portal, poi lo stesso Talos Principle, e quindi arrivano gli imitatori. E tra gli imitatori per modo di dire ovviamente, c'è anche The Mueller-Powell Principle, che concede al giocatore questa sorta di mega arma che potrebbe sembrare appunto spuntar fuori da un FPS, ma poi in realtà il gioco non è un FPS affatto. È partito anche bene perché ha preso 240 recensioni. 240, sì. Subito. Allora, non voglio parlare male di nessuno, però diciamo che quando ho scritto il post c'era qualcuno che si lamentava di un po' di recensioni false che stavano un po' guidando la cosa, e infatti erano tutte positive, 100% positive. Adesso è un po' cambiato il trend, c'è un 82% di recensioni positive. Ora, questo, vabbè, questa è speculazione, però il gioco, come vedete, si presenta anche esso ovviamente in 3D, essendo un first person puzzle con una grafica certamente curata, e quello che dobbiamo fare è utilizzare questo raggio emesso da questa arma, che può assorbire delle funzioni per poi spararle in altri luoghi. Quindi sembra un gioco abbastanza strutturato, diciamo,
come first person puzzle, forse anche un pochettino più orientato sulla parte spettacolare più che semplicemente su quella puzzle di questi videogiochi. Il trailer sembra suggerirlo, sì. Il trailer sembra suggerirlo, qui gli screenshot ci danno anche un po' di elementi horror oltre che sci-fi. Sì, gioco che se vi piace il genere sembra abbia un'identità più narrativa magari rispetto ad altri, quindi potete tenerlo presente e seguirlo. Il nome del gioco è The Muller Powell Principle. Principle, mi raccomando, ora è tutto Principle. Esatto, è tutto Principle. Il prossimo lo chiameranno The Portal Principle o qualcosa del genere, per essere particolarmente... Tipo Mist-like, no? Cioè, quei Betty Principle, si capisce. Sì, sì, esatto, sì. Va bene, che dire, vedremo. Appena ci manderanno una key, cioè mai. Ma tra i giochi che ha giocato Cristiano Caliendo recentemente, ce n'è uno particolarmente famoso che ha ben 30.000 recensioni su Steam, che si chiama Life is Strange 2. Forse avrete sentito parlare qualche volta di Life is Strange, se siete appassionati di questo genere, di avventura grafica, di avventura narrativa. Beh, Life is Strange 2 è il gioco realizzato, il seguito, realizzato direttamente da Dontnod. E quali impressioni avrà fatto al nostro pro di Cristiano Caliendo? Il pro di Topolino, ricordiamo. Come Topolino. Sì, sì, sì. Allora, io... è stato lungo l'esperienza, perché questo episodio è diviso in 5 capitoli. Io alla fine di ogni capitolo poi giocavo a qualcos'altro e poi riprendevo successivamente. Quindi l'ho diluito, l'ho provato, nel tempo. Sì, l'ho diluito per diversi mesi, possiamo dire. È un po' come se fosse... come a simulare quella che era l'esperienza originale, dove passava di tempo fra uno e l'altro. Sì, sì, esatto. Allora, innanzitutto una precisazione. Allora, Dontnod ha realizzato il primo e il secondo Life is Strange, mentre invece Before the Storm, che è il prequel del primo Life is Strange, è stato realizzato da Deck Nine, il team che ha anche sviluppato il terzo episodio, True Colors. Questa è una cosa che non sempre viene precisata, però è importante, perché comunque sono gli autori fare il gioco. Il publisher è rimasto lo stesso, Square Enix, però comunque questo probabilmente può anche dare qualche indizio sulle direzioni intraprese e il piglio, diciamo. Life is Strange 1 è stato un successo stratosferico, forse è proprio l'avventura grafica barra narrativa più famosa, più apprezzata degli ultimi, che so, almeno 10 anni, almeno proprio, no? Quindi, insomma, una fanbase incredibile. E questo Life is Strange 2 invece è stato accolto non bene quanto il primo dai fan, diciamo. Successivamente all'uscita di questo gioco, Dontnod ha dichiarato di volersi autopubblicare e si è allontanato dalla serie. In effetti oggi si stanno autopubblicando, no? Fanno anche da publisher proprio per altri, anche. Esatto, sì, esatto, con Gerda. Poi loro, dopo questo, in realtà avevano sviluppato Tell Me Why con Microsoft, però già Twin Mirror però era autopubblicato comunque. Vabbè, in ogni caso, non so se questo poi corrisponde alla verità totale, cioè loro si sono allontanati perché volevano autopubblicarsi, però comunque sembra che con True Colors Square abbia voluto comunque un ritorno alle origini. Io non l'ho giocato ancora True Colors, però... No, nemmeno io. Ho sentito un po' di pareri, ma anche come hanno proprio presentato il gioco si capiva che fosse, diciamo, più vicino al primo episodio e a Before the Storm rispetto al 2. E in effetti True Colors è piaciuto molto a chi ha apprezzato Before the Storm e Life is Strange 1, mentre il 2 viene visto quello un po' più anomalo, perlomeno dalla fanbase, comunque. Come te lo spieghi? Ce lo dici dopo? Sì, allora, Life is Strange 2 è effettivamente un gioco diverso rispetto agli altri due che erano stati pubblicati fino a quel momento. Dontnod ha preso molti elementi da Life is Strange 1 e li ha capovolti proprio. Cioè, innanzitutto abbiamo, vabbè, un protagonista maschile e un altro coprotagonista sempre maschile, laddove in, ovviamente, Life is Strange 1 avevamo una protagonista femminile. Sì. Poi, nel primo Life is Strange, grande importanza rivestiva l'ambientazione, il campus, la cittadina, mentre invece Life is Strange 2 è una storia on the road. Ci si ferma qualche volta, però comunque gran parte del tempo è trascorso in viaggio. C'è anche la questione dei superpoteri. Il superpotere non ce l'ha il protagonista, ce l'ha appunto il ragazzino. Sono due fratelli, Sean e Daniel.
e Sean è quello più grande, adolescente, e Daniel è quello più piccolo. Daniel ha il superpotere, allora tu puoi chiedere al fratello di usare a volte il potere, però normalmente non ne ha il controllo, è uno dei, diciamo, degli elementi più importanti della trama. Certo. Poi Life is Strange 1 aveva una storia, diciamo, adolescenziale, era un teen drama. Ora il 2 ha un protagonista che è comunque adolescente, però non come genere narrativo non siamo dalle parti del teen drama, è un drama ma non un teen drama. Abbiamo i protagonisti in fuga dalla polizia dopo essere stati accusati di omicidio, abbiamo il tema della perdita, c'è il tema della famiglia, della maturità, del razzismo, perché loro sono messicani, sono di origine messicana. Anche se questo tema viene toccato pochino, secondo me. Quindi in realtà, comunque, in generale, alcuni temi sono condivisi con quelli di Life is Strange 1, però comunque utilizzando degli elementi molto diversi. Quindi c'è coraggio, secondo me, nel proporre qualcosa di differente. Il vibe alla Life is Strange 1 viene mantenuto in parte, si cerca comunque di tenerlo, però in realtà il gioco risulta, secondo me, meno convincente proprio quando va nei territori più in stile Life is Strange 1, cioè con il gruppo di amici, l'ambiente ristretto, le romance, cosa che accade precisamente nel capitolo 3 di questa nuova stagione, no? Cioè nuova di Life is Strange 2. Quindi il nuovo è meglio del vecchio, cioè nel senso quello che hanno cercato di fare di nuovo è effettivamente meglio della parte, diciamo, rassicurante verso i vecchi fan, diciamo. In questa stagione perlomeno sì, secondo me. Comunque in generale ci sono alti e bassi, cioè cali di ritmo sono presenti, anche cali di interesse, in realtà che scelta narrativa è un po' così, però tutte queste cose sono intervallate, secondo me, a momenti a volte davvero riusciti. Purtroppo però ancora non ci siamo con la grafica dei volti, sono troppo inespressivi per un gioco del di genere. Che anno è questo? Questo è 2018. Sì. Comunque in particolare alcune caratterizzazioni dei personaggi sono molto buone, davvero sfumate e credibili. Per esempio il protagonista stesso, Sean, che è un adolescente costretto a maturare per riuscire a proteggere il fratello, è molto interessante. Comunque anche altri personaggi di supporto riescono a sfoggiare una profondità, secondo me, davvero rara in un videogioco. Poi per la trama e per quel senso costante di disperazione, secondo me, cioè io ci ho trovato qualche analogia con The Walking Dead di Telltale, ovviamente certo. Sono diversi, però c'è un po' quella sensazione lì. Gli autori sono Raoul Barbet e Michel Koch, e quest'ultimo, nel momento in cui chiuse Telltale, scrisse un tweet comunque dedicato a Telltale, dichiarando che Telltale era la ragione per cui lui aveva in principio voluto lavorare allo storytelling episodico. E ha detto anche: non sarebbe mai esistito Life is Strange senza Telltale. In effetti c'è un momento nel secondo capitolo di questo gioco in cui viene introdotto in maniera molto delicata un personaggio che in realtà io non ho amato molto successivamente, però la sua presentazione è molto forte, molto bella, e la vediamo cantare un brano con la chitarra, che poi si rivelerà essere la versione più acustica, diciamo, di un pezzo che si ascolterà nel finale del secondo capitolo, che è davvero bello, fra l'altro, che in originale è cantato da un duo di sorelle svedesi che si chiamano First Aid Kit. Ecco, un brano di questo duo l'avevamo già ascoltato in un altro videogioco, precisamente alla fine del primo episodio di Mission, lo spin-off di The Walking Dead. Figurati. Non lo so, a me piace pensare che il fatto che abbiano chiamato proprio loro questo duo di ragazze svedesi sia anche diciamo una specie di mezzo omaggio, piccolo tributo, no? Molto da lontana, sì. Diciamo sì Michonne di 2 anni prima, no? Comunque, quindi vabbè, chiudo comunque dicendo che i 4 finali del gioco sono tutti molto interessanti e per niente consolatori verso il giocatore. Cioè, questa è un'altra scelta, secondo me, coraggiosa del team, che ha scelto di non fornire un finale perfetto, un finale giusto, ma di dare a tutti i finali, a dosi diversi, un sapore più dolce e amaro. Comunque il mio finale, quello che ho visto io, poi gli altri ho visti su YouTube, l'ho trovato il più coerente e corretto, con quella anche connotazione, secondo me, eroica che aleggiava un po' per tutta l'avventura. Quindi mi sta molto bene così, ecco. Infine, dopo me lo dici qual era? Sì, te lo dico. Vorrei infine dire una cosa, cioè che capisco benissimo in realtà i motivi per i quali i fan più sfegatati, che avevano così amato le atmosfere di Life is Strange 1 e prequel, si siano trovati spiazzati perché? Di fronte a questa opera. E no, lo capisco, perché è un gioco diverso, no?
però non so che piani avesse Dontnod, magari neanche ce l'aveva riguardo alla serie, per il futuro della serie. Chi può dirlo? Però ecco, volevo dire a Michelle Koch, Raoul Berbè, che sicuramente li stanno ascoltando. Come era un Gilbert, sono stato a casa di Gilbert a guardarci. Infatti, da un vostro umile collega, io ho capito che cosa avete voluto fare, ho apprezzato la direzione e gli intenti di questa stagione. Non è venuto tutto benissimo, però è bello che non abbiano voluto servire la solita roba e che invece abbiano optato per una strada più coraggiosa e rischiosa. Quindi secondo me avete fatto bene. Ora si sentiranno certamente meglio. Ah sì, un sospiro senza sollievo. Tu pensa che comunque i due autori poi dopo non hanno lavorato per il momento ancora a nulla attivamente, proprio come autori a successivi giochi di Dontnod. Quindi sì, sono giochi Dontnod, quelli che abbiamo citato, quelli che stanno facendo adesso, ma loro non sono coinvolti come autori. Quindi questo è l'ultimo gioco che hanno realizzato Koch e Barbet. Anche tu l'hai giocato, Andrea, giusto? Se vuoi. Sì, io nel 2018, nel formato episodico, quando era quello vero. Quello vero, sì. Ok, molto brevemente, insomma, ti era piaciuto? Sei d'accordo con Cristiano? Io non sono uno di quei fan segretati del primo, quindi mi è piaciuto. Ottimo, okay. Ok, interessante. È visto, cioè, così. Ma certo, poi se tu fai un gioco che piace a quelli a cui non è piaciuto il primo, effettivamente te la rischi un po', perché non lo sai come reagiscono gli altri, che ti hanno fatto fare soldi del resto. Secondo me comunque non se l'aspettavano nemmeno loro quello che fu il successo clamoroso del primo. Sì, infatti. E quindi si sono ritrovati un po' spiazzati, ma ora cosa facciamo? Facciamo more of the same o facciamo qualcos'altro? Evidentemente la maggior parte si aspettava che facessero il more of the same. E poi ci ha pensato qualcun altro a farlo a un certo punto. Io comunque apprezzo, ma questa è una serie antologica, apprezzo la direzione diversa. Chissà che cosa avrei fatto dopo, non si sa, non lo sapremo mai forse. Magari rientra un giorno, chi lo sa, vabbè. Ma torniamo a parlare di orrore. Perché c'è un gioco che ho giocato io e a volte quando faccio la selezione mi piace farmi del male e quindi ho giocato Sagebrush. Ho giocato Sagebrush, che è un titolo indie, assolutamente indie, di quelli veri indie, ovvero con pochi soldi, un'idea che diventa il centro di tutto quanto il progetto senza poterci aggiungere troppo altro. E Sagebrush racconta la storia di una setta, di un culto che ebbe luogo in una regione degli Stati Uniti a inizio anni 90 e praticamente immagina la storia di una sopravvissuta a questo culto che ritorna nella fattoria dove esso veniva perpetrato, diciamo, praticato, scusate. Quindi si va in questo ranch praticamente dove si ritorna nella cucina, nel salone, nelle roulotte dove abitavano queste persone. E il gioco è, diciamo, un thriller, come viene definito recentemente a questo genere, psicologico, è un horror psicologico, perché non ci sono jump scare, letteralmente non ci sono jump scare. È semplicemente un attraversamento di un luogo con questa aria maledetta di follia totale. E la cosa interessante del gioco e cercare di capire come arrivino le persone a fare queste cose e come facciano a rimanerci dentro questi posti così a lungo, oppure come nel drammaticissimo epilogo arrivino addirittura a togliersi la vita semplicemente perché una persona glielo chiede e gli suggerisce loro di farlo. Quindi è più che altro un dramma umano, più che un horror tradizionale appunto dello spavento, di chissà che cosa. E leggere gli scritti di queste persone, ascoltare le registrazioni, sentire le parole di una persona che parla come una persona appunto normale, che invece è stata per anni all'interno di un culto dove era normale farsi del male, tagliarsi,
e fare altre cose totalmente inaccettabili per un qualsiasi tipo di società. Quindi è abbastanza disturbante, devo dire. È abbastanza inquietante questo stage brush. Soprattutto se pensi che ci sono casi reali. Sì, 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 sì. Io addirittura credo che sia basato proprio su un caso reale, questo a cui hanno cambiato un po' di nomi. Forse al People's Temple, che è quello più famigerato. Può darsi, può darsi. Quello fu davvero uno dei più rinomati, perché ci fu un suicidio di massa, ma una cosa indescrivibile. Sì, sì, sì. Ora qui sì, c'è anche in questo caso un epilogo del genere, che non è spoiler perché viene proprio detto nella presentazione, cioè ti dicono proprio la storia, insomma, che ha condotto al suicidio di massa del 1993 in questo caso. Quindi è proprio la premessa, quindi tu entri nel gioco, non c'è neanche il colpo di scena, voglio dire, perché comunque tu entri sapendo già che andrai verso quell'epilogo. Lo sai. Sì, e tu controlli una sopravvissuta, quindi sai cosa ti aspetta, diciamo. Poi il gioco sta nello scoprire i dettagli, però è un'esperienza forte, ecco, non è un'esperienza forte di quelle appunto che ci agitano perché c'è tensione nell'area, no, è un'esperienza forte perché ci racconta di un caveat proprio dell'umanità e di alcune persone che si perdono, cioè pensando in realtà di salvarsi. La manipolazione è una cosa che fa molta paura, insomma. Comunque volevo far leggere il mio curator a Cristiano Caliendo, perché lo so che lui... Ah no, c'è quello di Manu, però lo leggiamo lo stesso, Cristiano. Assolutamente. Avventura narrativa in prima persona che tratta efficacemente le pesanti tematiche connesse alla storia di un culto religioso. La progressione è ben gestita in un crescendo di tensione. Denso. Manu. Denso è proprio l'aggettivo che mi mancava per descriverlo, effettivamente. Quindi Sage Brush è disponibile anche su console, questo gioco, quindi eventualmente se avete una PS4 lo trovate anche sulla vostra PS4. Ma andiamo invece a vedere cosa è questo Makoto Wakaido Case Files Trilogy Deluxe, un gioco uscito nel 18 ottobre 2023 e di cui non so assolutamente niente, non so perché, tra l'altro me lo sono completamente perso, ma lo ha giocato Andrea. Pronuncia a parte non sai niente, diciamo. No, so solo la pronuncia, forse. Raccontaci tutto, Andrea. Sì. Anche questa è un'avventura investigativa. Ma va. Composta da quattro casi. Uh-huh. Che dice trilogy, ma poi i casi sono quattro. Ah, ecco. E noi impersoniamo sia Detective Wakaido che il nonno in alcuni flashback che racconta di casi che si intrecciano in qualche modo con quelli del nipote. Ok. L'avventura è un'investigativa pura, dovremmo soltanto parlare con tutti i personaggi, raccogliendo poi come se fossero oggetti quelli che sono gli indizi fondamentali, che poi potremmo usare per interrogare ulteriormente i personaggi, e poi si riparte, è tutto così. Sì, beh, è una formula che sta emergendo spesso nei giochi di oggi investigativi. E purtroppo il limite è che è molto ripetitiva, perché tu fai sempre la stessa cosa ancora e ancora. Sì, diciamo che questi qua si salvano se hanno una buona scrittura dietro, altrimenti può essere un problema. Qui la scrittura è discreta, ma non è buona, ecco, non è che ti aiuti a mantenerti sveglio. Ecco. Anche perché, detto poi, ci sono dei momenti in cui... Evidentemente, ma sarà meglio testare se ha letto veramente o se ha semplicemente saltato i testi a raffica. Quindi verifica allora che tu abbia letto? Sì. Ecco, quindi non puoi andare avanti troppo veloce. No, lo puoi fare lo stesso, perché tanto vai a caso. Quindi ecco. Ottimo. Quindi le superi a caso queste sezioni di controllo. Ha una grafica con pochissimi colori, veramente, cioè i personaggi sono letteralmente in due colori. Sì. Il rosso è quello del sangue, quello c'è sempre. Certo. I personaggi sì, sono composti da pochissimi pixel, però sono piuttosto riconoscibili, quindi non hai problemi a capire quali sono i personaggi importanti. Mm-mm. Piacevole, però ecco, magari tra un caso e l'altro... Una pausa non guasta, così magari
allenta un po' la monotonia. I singoli casi si possono anche affrontare a distanza d'uno fatto e sono anche abbastanza brevi, un'ora, un'ora e mezza. Quindi uno solo può fare episodico, come ha fatto Cristiano Caliendo con Life is Strange 2, diciamo. Secondo me è il modo migliore per evitare di annoiarsi. Ho capito. E quanto durano i casi? Un'ora, un'ora e mezza. Un'ora e mezza, ok. Tanto comunque non è un gameplay che ti dimentichi. Quindi puoi tranquillamente far passare anche una settimana, due, anche un mese e poi tornarci e farti un altro caso. Eh certo, anche perché se si tratta di investigare parlando e basta, voglio dire, insomma, difficile dimenticare la meccanica. Esatto. Di gioco. Hai messo un'informativa sul gioco. Sì, 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 perché è un po'... io l'ho trovata un po' soporifera dopo un certo punto. Ok, e la vuole leggere proprio Cristiano questa qua. Proprio. A me questa ripetitività del gameplay che non cambia mai, sinceramente pesa. Ci credo. Capisco sì, bene. Infatti lo dicevi anche qui, avventura investigativa basata sui dialoghi dalla difficoltà molto bassa. Il gameplay inizialmente piacevole ma troppo ripetitivo, diventando presto noioso. Grafica semplice ma riuscita. E c'è anche la recensione ufficiale che vi linka direttamente al canale di Andrea Pannocchia su YouTube. Lo mettiamo sempre quando abbiamo il nostro. Curator, quanto costa? 12,79. 12,79, va bene. È un gioco particolare, magari appunto da fare insieme a qualcos'altro. Ma portiamoci nella storia, andiamo indietro di qualche anno con il calendario delle avventure grafiche per ritornare nel 1992, anno in cui venne pubblicata l'avventura grafica di Hook, un blockbuster cinematografico che aveva un cast che farebbe veramente impressione ancora oggi con questi attori che, vabbè, non sono purtroppo tutti attivi. Però ecco un successone di Steven Spielberg che non poteva che essere trasformato appunto in tantissimi videogiochi. Chi prese la licenza per farne le versioni computer di Hook decise che per computer sarebbe stato un'avventura grafica, che era un genere trainante in questi anni, in questi primi anni 90, ed è interessante l'applicazione del tema dell'avventura grafica su un film hollywoodiano. E quindi Ocean Software si inventò, insomma, l'avventura grafica di Hook affidando il progetto a dei debuttanti nel mondo delle avventure grafiche. E noi qui stasera abbiamo una persona che lo ha giocato non una, ma più volte, Cristiano Caliendo! Eccomi, eccomi, però l'ho giocato talmente tanto tempo fa che non mi ricordo nulla. Ma tu non questa ricordi neanche le cose detto. Che hai giocato ieri sera, Calì, cioè. Infatti, pensa un po', cioè, non serve aver giocato più di una volta. Io l'ho giocato anch'io tanti, tanti, tanti anni fa, su Amiga e su PC era disponibile in queste due versioni. Vediamo la versione Amiga in questo momento, non dal canale di Andrea Pannocchia, che stasera purtroppo non ha guadagnato nessun soldo con noi, nessun soldo. Sì, questa è l'introduzione, diciamo, vabbè, riprende ovviamente la trama del film. L'introduzione è bellissima comunque, cioè per i tempi è una cosa notevole. Io ricordo due macro sezioni, cioè la prima all'interno, diciamo, in zona porto, in cui bisogna recuperare un vestito da pirata, così ricordo vagamente, e una seconda invece fra i bimbi sperduti, in cui lui si deve preparare alla battaglia con un cino, diciamo, anche qui questa cosa che lo porta di peso, diciamo, verso l'isola. Sì, bello cicogna. Sì, sì, è vero. Che lui proprio non vuole ricordare la sua identità, diciamo, e quindi non sa volare nel film e anche nel gioco, diciamo che la parte in cui poi finalmente spoiler in cui finalmente ricorda poi precede il finale, ecco. Ricordo che fu tradotto in italiano. Sì, fu tradotto in italiano. E allora, in realtà è un gioco che dal punto di vista del testo è molto asciutto. Quindi i dialoghi sono tutti abbastanza brevi e concisi. Però, ecco, sì, era assolutamente sì, disponibile anche in lingua italiana. Come dicevo, era stato pubblicato per Amiga, PC, in realtà anche Atari ST. E è famoso anche per quello che viene spesso reputato un bug. In realtà era una vigliacchissima protezione anti-pirateria, perché se tu non avevi, se il gioco si accorgeva, insomma, che stavi utilizzando una copia pirata, in questa sezione, quella iniziale di gioco, ti toglieva un boccale che dovevi raccogliere.
di 3 mi sembra, o di 4, non mi ricordo quanti ne servivano, e quindi tu impazzivi per tutto il gioco cercando questo vocale, ma semplicemente l'avevano eliminato dalle scene, non esisteva da nessuna parte. E beh, quindi... che grande idea, eh? Esatto. È sadica. Veramente cattivissima. Ci sono un po' di questi episodi di protezione antipirateria nella storia dei videogiochi, per Amiga specialmente. È un gioco che si presenta anche bene graficamente, cioè giocato su Amiga, dove scattavano per esempio le avventure Sierra, le avventure LucasArts, questo qui era molto fluido, ben colorato anche, e con ottimi effetti sonori, quindi dal punto di vista tecnico era assolutamente impeccabile. E tra questo, tra la lingua italiana e tra comunque una certa scorrevolezza di fondo, il gioco comunque lasciava una buona impressione. Poi se lo andiamo a paragonare con i big del tempo, ci rendiamo anche conto di come il progetto fosse in realtà piuttosto piccolino e piuttosto, diciamo, anche un po' raffazzonato. Vabbè, in alcune parti, sì. E tra l'altro è un gioco piccolo, se noi andiamo a vedere i long play su YouTube troviamo anche meno, addirittura uno. Questo qui quant'è che dura? 54 minuti, ma ce n'è uno addirittura di 39 minuti, quindi è proprio veloce. L'hai giocato anche tu, Andrea, questo? Sì, giocato l'ho giocato, sì. Ah, ok. Ma non lo hai registrato? Lo feci, ma quando poi arrivai alla fine mi accorsi che il video aveva dei momenti in cui era fuori sync con l'audio. Quindi... E poi non ho più avuto voglia di rifarlo. E ti sei perso i big money stasera, qui, Andrea. Con questo errore mi sono ricordato che in effetti, non so, credo in un secondo momento però comparì in edicola in una di quelle collane Future Games, forse qualcosa del genere. Sì lo dicevano anche tra i commenti su Facebook, effettivamente. Sì, la collana, sì, che è vero, in edicola, sì. La big box, qualcosa del genere. Non sono sicuro sul prezzo, però ricordo comunque che fosse un prezzo molto, molto basso. Sì, sì, ma queste collane costavano poco, effettivamente. C'erano anche giochi molto buoni in realtà poi dentro. Quindi ecco, comunque ci ha fatto molto piacere notare anche l'amore verso questo gioco su Facebook, perché ci sono state tante reaction sul post che abbiamo preparato. E diciamo che quando colpiamo sull'Amiga, su quell'epoca lì, è un po' un soft spot, no? Cioè, riusciamo a colpire le emozioni anche, e questo insomma un po' ce l'aspettavamo con Hook, e effettivamente poi si è verificato. E quando risolvevi un enigma, mi ricordo c'era l'animazione di Hook in basso a sinistra che si arrabbiava. Si è anche vista in video un paio di un minutino fa. Sì, okay. si è visto. Bene, e questo era un gioco secondo me che sarebbe interessante riscoprire oggi, proprio per... guardate come si cambia nella divisa da pirata dopo aver risolto l'enigma. Ecco che si arrabbia Capitan Uncino. Ecco qua. Abbiamo colto anche un momento... È detto anche Mighty Pirate, fra l'altro. Sì, assolutamente. Benissimo, e questo era Hook, ma adesso passiamo da Hook all'evento totale del mondo dei videogiochi recente. Perché qualche giorno fa è uscito Marcus Ritter, Ghosts of the Past. Marcus Ritter è un gioco che abbiamo praticamente adottato su Calavera Cafè perché ci ha fatto una grandissima simpatia sin dai tempi della demo, del prologo di questo videogioco, ovvero Marcus Ritter The Lost Family, un'avventura gratuita che potete trovare su Steam e che potete giocare, dura un'oretta e qualche cosa, che presenta... Di cui abbiamo visto circa 82 volte il trailer, fra l'altro, sì, sicuramente. Sì. Perché ci è piaciuto moltissimo, e l'autore ha anche appunto pubblicato nell'ultimo giorno di novembre il seguito Ghosts of the Past, che è un gioco in realtà commerciale questa volta, molto più grande, perché l'ho giocato, l'ho completato in 6 ore, quindi è un più grosso di tante altre avventure in full motion video che troviamo sul mercato. È un gioco che mostra con orgoglio, direi, senza alcun tipo di problema, la sua parte amatoriale. Cioè, questo sembra veramente un gioco realizzato da un gruppo di amici che si è ritrovato... Abbiamo appena visto. E che hanno detto, ok, facciamo un pochettino di filmati, giriamo qualche cosa per creare poi un videogioco, e si nota tantissimo sta cosa ed è meravigliosa, cioè si sono proprio divertiti e si vede benissimo.
E poi, vabbè, ci sono delle scene poco credibili, come vedete, come recitazione, ma è anche questo parte dell'esperienza, ed è un po' come erano le quelle full motion video, che anche quelle a livello recitativo questo non è peggio, ecco, questo è importante capire, diciamo che siamo un po' da quelle parti, cioè il feedback che si riceve è proprio quello là, cioè quelle robe fatte senza reali mezzi tecnici per farle, senza reali competenze, cioè ci si arrangiava abbastanza, però si metteva in piedi una storia con, diciamo, degli attori reali. Sì, ma mi fa morire dalle risalze, proprio ho visto la macchina del caffè. Ecco, questo è un tormentone, diciamo, anche del primo, sì, Marcus Ritter. Guybrush c'è il pollo di coppa, che Burnett c'è il medaglione, Broken Sword il naso da pagliaccio, Marcus Ritter la macchina per il caffè. Cioè, sì, ma ci sono un sacco di momenti autoironici nel gioco, Anche il discorso del parrucchino. Se noi andiamo a vedere i trailer, le immagini del primo Marcus Ritter, lui porta un tupè palesemente, insomma, è molto evidente. E quindi poi quella parte lì viene comunque ripresa nel gioco per giustificare il cambio di look del protagonista in maniera simpatica. Cioè, la cosa bella di questo, e qui ce l'ha lei il tupè invece, la cosa bella di questo gioco è che non c'è neanche un momento in cui se la tira. Cioè, sono tutti ragazzi estremamente umili in quello che fanno, molto appassionati, è impossibile non voler bene a questo gioco. Cioè, hanno azzeccato il modo, perché magari se se la fossero tirata sarebbero venuti a galla tutti i limiti, invece in questo modo hanno creato proprio un'atmosfera in cui ti fanno simpatia. Esattamente, e io avevo un po' paura da questo punto di vista, perché quando tu passi da una cosa che per la stessa missione dell'autore un pochettino trash come il primo Marcus Ritter, con un seguito tu magari cerchi anche di darti un po' di tono, cerchi di fare le cose in maniera più seria e rischi di perdere un po' la tua identità. Invece, da una parte, questo gioco riesce effettivamente ad essere più professionale, nei limiti, diciamo, più curato, pensato meglio, eccetera, eccetera. Però dall'altra c'è sempre questa atmosfera di festa tra amici, di gioco tra amici che giocano a fare un videogioco, che lo salva continuamente e in qualsiasi momento. E per giunta, devo dire che seguire la storia dall'inizio alla fine, cioè, è una storia che ha tantissime parti criticabili e tantissima realizzazione anche criticabile, dai montaggi alla recitazione a tutto quanto, però riesce a fare quel che serve per volerti far arrivare fino alla fine. Non ti annoia nel percorso, riesce a rimanere scorrevole per tutto il tempo, e credetemi, cioè, questa non è una cosa che io trovo in tutti i giochi, in tutte le avventure. Nonostante questa abbia pochissimi mezzi e sia veramente fatta in maniera casereccia, riesce a conquistare questo pregio fondamentale per qualsiasi videogioco. Cioè, Marcus Ritter ce l'ha, tantissime altre avventure non ce l'hanno. È un grandissimo risultato questo, soprattutto per un gioco che fa così tanta simpatia. Quindi io lo consiglio non soltanto perché abbiamo adottato, come dicevo all'inizio, Marcus Ritter, ma perché veramente merita. Cioè, io ho speso 20 euro per comprare questo gioco, ma secondo me li ho spesi bene. Questa è la cosa che mi fa più piacere. Quindi, grande Flimmersoft che ha realizzato questo videogioco, siete stati veramente bravissimi. Sì, ma poi ne riparleremo, perché penso ci giocheremo tutti, quindi alla fine ci giocherete tutti anche sì, voi. Lo abbiamo fatto con l'altro, col primo, quindi assolutamente. Infatti, speriamo che diventi virale. Io devo farlo per lavoro. Ottimo. Quindi per ora 3 recensioni il gioco, di cui una è mia ovviamente, e spero però che ne arrivino delle altre. Il fatto che sia più lungo di quanto magari uno potrebbe aspettarsi, secondo me sta anche rallentando un pochettino l'arrivo di recensioni. Però arriva comunque da un Kickstarter, quindi comunque c'è stato anche un finanziamento iniziale alle spalle. Anche il Kickstarter era abbastanza piccolo, mi pare, non mi ricordo la cifra, ma era proprio quasi simbolica. Sì, avrà comprato giusto la fotocamera nuova per fare le cose. Ecco. Quella vecchia era un pochettino malandata. Bene, cari Cristiano e Andrea, e soprattutto caro pubblico, siamo arrivati alla fine anche di questo vagone d'ossa. Per una volta un pochettino più agile rispetto a puntate che abbiamo registrato in passato. Sì.
E quindi vi ringrazio, grazie Andrea per la partecipazione, grazie Cristiano. Che? Allora, qui dovreste dire grazie, grazie di niente. Prego, grazie a voi. Sì. E grazie per chi ci ha ascoltato fino a questo momento e non per solo a chi si è collegato per Marcus Ritter, che sarebbe comunque una giustificazione. Beh sì, avremo questo probabile picco anche su assolutamente Marito, no? Sì, quindi... assolutamente sì. Bene, pubblico di Carla Vera Caffè, al prossimo Vagone d'Ossa o qualsiasi altra attività faremo sulle nostre pagine, sul nostro canale YouTube, sul nostro canale Twitch o su Telegram. Collegatevi a tutto questo e fateci avere un feedback per questa puntata, per noi è molto importante. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.